Quello che state ascoltando è Fumble! Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia e ci trovate su fumblegdr@querty.it e su QWERTY.it. Ora lascio a voi la parola, iniziate a fare voi anche le veci di casa. Direi che Gianni è il più adatto. Così? Sì, sì. La pigrizia di Roberto anche nel dire. Naturalmente, allora Fumble è uno dei podcast di QWERTY. QWERTY è un'associazione del network, primo network di podcast in Italia. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Se volete aiutarci e sostenere la nostra associazione potete andare sul sito fumblegdr.it o QWERTY.it e donarci soldi solo per la trasmissione, quindi fare singola donazione oppure associarvi all'associazione QWERTY e naturalmente con l'associazione sostenere tutti i podcast del network. Cosa mi dimentico, Claudio, tu che sei l'esperto? Giustamente, ah giusto, ecco, quindi se volete naturalmente sostenerci anche in maniera diversa potete o accedere al nostro shop e comprare i gadget di Fumble o in alternativa potete fare acquisti su Amazon passando attraverso il nostro link sul sito. In questo modo sostanzialmente per tutti i giochi che giochiamo sia a Fumble che a Come Quel Gioco per quello che riguarda i giochi da tavolo, comprandoli attraverso i link voi date una parte di quello che Amazon incassa alla nostra associazione e quindi sostenete comunque la nostra trasmissione e i nostri podcast. Il nota bene non vi costa niente. Se già siete soci invece potete scaricare direttamente la soundboard di Fumble. Ah, giusto. Usare la soundboard. Non è un'interrogazione. No, è un'interrogazione. No, è vero. Negrini alla lavagna. No, così. No. Adesso mi emoziona. Erano 30 anni che non sentivi quelle parole. Sì, infatti, esatto, sto già sudando. Potete andare su iTunes, lasciare delle recensioni. Ah, giusto, potete condividere il video, potete condividere il podcast. Potete scriverci a fumblegdr@querty.it per chiederci come donare delle cose che non siano soldi o mandarci messaggi privati sulla pagina di Facebook, come fate in molti anche, ad esempio ringraziamo di nuovo Mario che ci ha regalato delle birre artigianali berlinesi. Settimana scorsa abbiamo bevute metà, oggi beviamo l'altra metà per non farci mancare nulla. Ma settimana scorsa eravamo due danni, eravamo avvantaggiati. Sì, eravate due bresciani e... Due bresciani, aspetta, ho preso... Mi hanno adottato Brescia improvvisamente. No, io e Manto siamo tutti e due di Brescia e tu sei Pratese che sei intrappolato, quindi. Che altro? Direi basta, ma Roberto può fare un riassunto della puntata precedente, non di quella in cui non c'eri, ma di quella in cui c'eri. Devo che è la continuazione veramente diretta di oggi. Non ricordo bene come fosse iniziata, in realtà. È iniziata che eravamo in locanda. Avevamo deciso, i nostri eroi avevano raggiunto questa locanda seguendo le visioni di Alarico e seguendo anche alcuni indizi che avevano trovato per cercare avevano trovato questo gruppo di Kisleviti che si dedicavano al brigantaggio. A quanto pare c'era qualcosa anche sotto di un po' più cupo. I nostri eroi sono andati a investigare, hanno deciso che in una stanza di questa locanda c'era sicuramente nascosto qualcosa che avrebbe dato risposta a tutti i loro quesiti e quindi hanno deciso di irrompere brutalmente l'ultima volta dopo essere stati abbandonati da un cacciatore di streghe che li aveva accompagnati fin là, poi trattato male da Alarico. Hanno deciso di sfondare la porta, entrare, prendere la vecchia perché hanno trovato descritto così sembra un piano, non è proprio andato a piano. Sì, era tutto. Deciso di prendere poiché all'interno di questa stanza quello che hanno scoperto è che c'era una signora anziana con uno strano oggetto in fronte, una pietra sembrava qualcosa di molto antico e probabilmente potente, probabilmente dei vapori, probabilmente anche questi derivati da mutapietra o comunque qualcosa di molto brutto e mutante che aleggiavano nella stanza e probabilmente questa, quello che abbiamo capito, poteva essere una loro veggente o la babusca del gruppo dei Kisleviti con sicuramente qualche potere arcano. Al che Alarico ha detto a questo punto scappiamo, approfittando del fatto che Barin, il nano del gruppo, ha deciso di dare fuoco alla locanda facendo saltare in aria tutti i vari barilotti di rum. Mi è arrivato un Dimitri nel naso, poi Cuthalion ha detto secondo me ora non ne capiamo. I Kisleviti hanno cercato di fermarli ma troppo tardi perché Alarico ha afferrato la signora, si è lanciato dalla finestra Barin nel frattempo era andato a prendere un carro, caricano la vecchia sul carro, Dimitri, uno dei Kisleviti, cerca di seguirli e fermarli, si spacca con entrambe le ginocchia saltando giù dalla finestra e poi viene accoltellato da Alarico, che a quanto pare si ricorda qualcosa del suo passato e vuole farla pagare a tutti gli scagnozzi di Airstar. Scappano verso la città, la locanda è in fiamme e decidono di mettersi d'accordo su quale sarà la scusa da dare al cacciatore di taglie, di streghe, che se n'era andato quando la locanda era ancora in piedi e non c'era nessuna vecchia. Autocombustione? No, non eravamo d'accordo. Al che abbiamo raccontato al nostro amico cacciatore di streghe che in realtà abbiamo preso quella signora, c'erano cose molto potenti, hanno cercato di ucciderci, la locanda abbiamo preso quella fiamme. Signora è molto metallo. Sì, la signora in realtà l'abbiamo posseduta. Non l'abbiamo trovata, non l'abbiamo presa dalla stanza, ma gli abbiamo detto che l'abbiamo trovata ferita e morente di fianco alla locanda e abbiamo deciso di portarla via. Non ci ha creduto minimamente, ovviamente, perché ci aveva visto benissimo in locanda quando eravamo fermi lì. Ma alla fine di tutto siamo tornati alla città che si chiama Schmatzplatz. Sempre seguendo le visioni di Alarico hanno deciso di andare a vedere questa enorme torre molto antica. Hanno incontrato il custode della torre che gli ha iniziato a raccontare la storia e ha offerto una visita turistica. Schulman. Hanno un attimo rifiutato la visita turistica dicendo che sarebbero andati a recuperare il loro amico nano. Fatto sta che l'ultima cosa che è successa è che Alarico ha donato la pietra della vecchia al custode di questa specie, sembra più una specie di museo. È più un museo cittadino. Un museo cittadino. Hanno visto che ci sono armi molto potenti sulle torri di difesa, alcuni cannoni. Un cannone costruito da Barin. Sì, nel passato. Fatto sta che stanno continuando a seguire le visioni di Alarico perché pensano che possano fermare questa morte e devastazione che c'è negli ordini dei maghi e riportare un po' di ordine appunto nel caos che si sta creando in questo mondo. Non dimentichiamo che qualcuno vi teneva d'occhio. Già qualcuno ci teneva d'occhio, ma la lo sapeva Cuthalion. Ma data l'intensità della pioggia che cade su Schmatzplatz in questo momento, seguire le tracce è stato impossibile. Esatto, la tempesta avanza prepotente. E infatti adesso vado a recuperare la cartina. Vero, c'era una grossa tempesta. Della tempesta, esatto. Su cui metterò un bel token. E noi stavamo dirigendo proprio per evitare di prenderci la tempesta in faccia. E Manto è così che si fanno i riassunti. Alla locanda. Se ci sta ascoltando. Ciao Manto. Ciao Manto. Anzi, ciao Pintus. Ciao Pintus. Quindi sì, vi trovate a Schmatzplatz, la pioggia continua a cadere incessante e sempre più fastidiosa. Infatti al momento fate fatica a vedere poco più in là di qualche decina di metri. Tra l'altro ci fanno notare le voci nella testa di Alarico che Schmatzplatz è il luogo del bacio con lo schiocco. Più altre varie cose che sono arrivate. E ti dirò di più, le voci nella testa hanno anche una domanda per il DM risponde. Che adesso vado a recuperare. Datemi un secondo perché è qui. Eccolo qua. Allora, innanzitutto c'era una domanda sul ma Pintus è andato a scuola nella cosa di monaci di Ongo. Se volete la risposta guardate la pagina di Facebook di Fumble, perché c'è la discussione interna della nostra chat su effettivamente chi è l'insegnante di Pintus. C'è anche la gif? Pater Bavold. Esatto. Pater Bavold. La domanda vera e propria invece in questo caso è: quale personaggio avete giocato in un GDR il più a lungo e appassionatamente possibile e quanto di voi stessi avete messo nel vostro personaggio? Io posso partire con una risposta. I personaggi che posso portare sono due. Uno l'avete visto anche giocato a Fumble, che era Krubal. Sì. E lui sono io con la voce più... Tu hai accentuato la parte sociopatica. Sì, io con il gas, con il nos sulla parte sociopatica. Però diciamo che in buona sostanza mi piace fare cose, ma mi piace far fare le mie cose a qualcun altro e convinco gli altri a farle al posto mio, se posso. In più, smanettare con cose, quindi costruire, fare, smontare e disfare. Quindi Krubal in tutti i suoi archi, da dungeon. Esatto. L'altro personaggio invece è il paladino che ho giocato con Roberto per anni e anni e anni. È riuscito a creare una casata solo grazie al carisma. Sì, tutti i miei personaggi tendono molto al carisma. evidentemente. E quel paladino è andato da livello 12 a livello 40, sì, nel suo arco narrativo completo. È stato anche ripreso tipo 10 anni dopo, quasi 6-7 anni dopo, per una fuga dall'inferno. Esatto. Giocata con gli altri personaggi che c'erano. Sì. E era un paladino un po' atipico, innanzitutto perché era un paladino malvagio. Però di mio dentro c'era che era scarso in combattimento all'inizio, perché lui fisicamente era scarso, però aveva dei grandi poteri nascosti e aveva un carisma elevatissimo, tant'è vero che appunto, arrivati da delle guardie di una città, lui si è spacciato: ma come, lei non conosce la casata Sprenger? Mi sento offeso, eh? E ha fatto talmente bene che questi erano convinti che la casata esistesse davvero, e il re li ha invitati a palazzo perché, ah no, la casata Sprenger si deve avere a palazzo. E la cosa più bella è stata anche dopo, che quando sono andati a controllare negli archivi di una persona, era tipo già di 22esimo, 23esimo livello, una persona così carismatica, una casata così importante, non ci sono tracce negli archivi storici, si deve essere persa da qualche parte, ricostruiamola. Giusto. Simo. Allora... il personaggio che più mi è rimasto era un ranger bipolare, che lo facevo passare da... cioè fuoco e freddo? No, no. Ah, cuffia. Che lo facevo passare dal caotico malvagio al legale buono, ma di base, di creato di base, ed è stato difficilissimo da giocare perché lo facevo a caso con un dado. E da interpretare è stata durissima. E in quello ci hai messo il più di te stesso? Ci ho messo il più di me stesso perché bella, effettivamente ho una parte e la parte repressa dell'assassino killer. Ah, anch'io faccio velocemente. Se c'è qualcuno della polizia che ci sta ascoltando, noi ci dissociamo in questo momento. Io faccio velocemente perché voglio giocare. Anch'io due personaggi, uno lo conoscete, al Camfer, nelle prime stagioni di Fumble, in cui ci ho messo anche io il mio lato più sociopatico. Quindi che è da dire a me se tu fai il camper? No, ma ci ho messo il lato più sociopatico, come Claudio con Krubal. E l'altro è un personaggio che ho giocato con Claudio, che si chiamava il camper. Che si chiamava il camper, chiaramente. Dove lui aveva avuto la malaugurata idea, che poi si è rivelata in realtà per me benissima, di darmi tutti gli incantesimi di tutte le classi, a scelta. Cioè c'avevo sempre gli slot, perché ero un chierico, però potevo sceglierli di tutte le classi, e a quel punto sono iniziate a... mi divertivo tanto perché facevo delle combo, tipo creavo vita, ho creato razze nuove tra i vari true polymorph, scolpire la pietra, ha creato la vita, ho iniziato a fare le cose, ho creato una nuova razza di draghi, i draghi rosa, il cui soffio addormenta. C'erano anche i draghi arcobaleno, il cui soffio colorava le cose. La cosa più bella è stata il capo delle nostre truppe militari, perché avevamo un castello, era un cavallo risvegliato, quindi con intelligenza che avevo tirato tipo 20. Sti cazzi. Era un cavallo con 18 di intelligenza, che era stato un cavallo da battaglia per decenni, e quindi poi insegnava lui tattica nella scuola militare, ed era una cosa bellissima. E quello io sono una cosa che Roberto farebbe, cioè andrebbe in giro a risvegliare gli animali solo per portare un po' più di caos nel mondo. Siamo tutti vicini al caos, che belli. Allora, anch'io due. Non sono un ruolatore così, non ho una carriera così lunga. Allora, uno di gioventù, sempre un ranger, però era sostanzialmente ambientalista animalista, e quindi come tale tutte le volte che c'era un animale contro il party, lui cercava di proteggere l'animale, quindi giocava contro il party, metteva bastoni fra le ruote, non so, qualcuno cercava di tirargli una freccia, lui gli colpiva il braccio e gli faceva sbagliare la mira, cioè cose di questo genere, perché voleva ammansirli. Poi non era abbastanza capace e forte, di livello sufficiente per ammansirli, e quindi poi prendeva mazzate anche lui dall'animale. E quello come è giusto che sia. Come è giusto che sia. E quello, diciamo, che metteva un po' la mia parte bastian contraria, no? L'altro è Broxner. Broxner è stato bello. E secondo me Broxner, appunto, come Katog, sono quei personaggi che ti lasciano riposare. Sì, è vero. Perché vanno da soli, hanno bisogno di poca. Sì, sì. Però lui rappresenta una mia caratteristica, cioè nel senso che basta parlare, ti spacco la faccia. Esatto, pragmatismo, dopo un po' basta dialogo, cioè spacco bottiglia. Esatto, più o meno sì. E quindi anche Broxner gli voglio bene. Per tutta 13ª era non quell'ultima puntata in cui viene trasformato in un nano, cioè quella... quella cosa non è mai esistita nella mia vita, non cioè... è canon, no, no, proprio scotomizzato, cioè non esiste quel giorno. Purtroppo per te invece esiste. Lo so. Comunque... ma non era la 13ª era? No. Era Exalted? No, esatto. No, era Rift. Era Rift, giusto. Era ah, giusto, quello che quando ho fatto la resurrezione mi sono preso 1.000.000 di danni. Esatto. E quello in cui Manto ha pensato bene di prendersi una cometa in faccia. Sì. Ma vuoi evitare la cometa? No, no, la prendo. No, la prossima. Vabbè. C'è qualcuno che ha l'abilità del gruppo da qualche parte? Io, tu. Beh, strano. Domande retoriche. Perso fra i 500.000 talenti. Questo era il corso di domande retoriche e loro risoluzione. Ok. Comunque, siete tornati alla Thunderwater Inn, che è la taverna attaccata alla birreria Thunderwater. Oh yes. Dove viene prodotta l'unica birra umana bevibile anche da umano. Avevate abbandonato lì Olaf e Barin, che si stavano preoccupando della vecchia, a cui hanno fatto saltare le cervella. Esatto. Perché è meglio un mutante morto che un mutante in generale. Non si possono mica salvare tutti. Olaf ha indugiato nel dialogo con la vecchia. Molto, sì, per circa un secondo e mezzo. Ecco. Okay. E infatti quando arrivate vedete una gran quantità di gente che è uscita un po' dalla locanda e sta parlottando fuori. E sentite alcune frasi del tipo: finalmente questi cacciatori si preoccupano anche di noi cittadini, perché sono sempre in giro a risolvere i problemi altrui e non sono mai a casa nostra. Invece oggi finalmente, tutte frasi di questo genere, quindi molto patriottico, nazionalista. Aiutateli a casa vostra, aiutateli a casa loro. Okay. E che questi stranieri portano i mutanti e li portano da fuori e poi ci rubano l'anima. Ecco, quindi immagino, adesso che arrivo io che sono un elfo, posso immaginare quale calorosa accoglienza ancora. Non ti preoccupare, compagno Cuthalion, sei con me. Ah, è giusto, è vero. Quindi morirete ancora prima. Che lo sguardo di Mor si posi su tutti coloro che osano prenderti in giro per le tue orecchie. Grazie, Alarico. Anche Barin è fuori perché Olaf ha fatto uscire tutti alla fine. Sì, giusto. In attesa che arrivassero i chierici di Sigmar a ripulire il posto. E quel ripulire probabilmente significa dare fuoco. Ciao Pietro Bianchi, che hai chiesto se la taverna era già in fiamme, e tra poco. Beh, per adesso una già era andata in fiamme. No, ma oggi no. Una locanda non è ancora andata in fiamme. Rebecca... no, aspetta. Io vado ad avvisare Barin che... anch'io vengo. Ci siamo. Trovatemi solo un passo in mezzo agli umani. Compagno Barin, io passo in mezzo spingendo la gente. Io vado in scia così non devo toccarli. E non mi menano, esatto. Abbiamo trovato, compagno Barin, un evento fantastico da poter fare tutti insieme. Andiamo? Un evento? Oh sì, c'è un bellissimo museo. Un museo? Sì, la torre del sogno. Era con te, cosa fa? La torre del sogno l'abbiamo trovata. È un po' diversa dal sogno, compagno Barin. Non so come spiegarti. Ha consegnato la pietra al tenutario del museo. Sbianca. Barin sbianca. Non so come dirtelo in maniera, ma scusa, cos'è successo? Cioè, evacuazione generale, che diamine è la vecchia? È passato Olaf. Quindi... senti uno dietro di Barin che dice: finalmente queste vecchie mutanti che vengono pulite e ripulite, sta città non si può più girare un angolo senza che qualcuno ti venga addosso, stranieri come gli elfi, cazzo ci fai qua? Mi si inietta l'occhio di sangue, mi giro, lo guardo e tocco l'arpione, giusto a fargli capire. Io in giro gli faccio vedere il simbolo dei cacciatori di streghe. Me l'aveva lasciato Olaf. Giusto? È con me. Problemi? Ah, finalmente anche qualcuno degli elfi allora fa qualcosa invece che aspettare che siano gli umani a sistemare i loro problemi. Bravo, bravo. Almeno tu fai qualcosa. Ma dove sono i tuoi fratelli quando c'è bisogno? Perché voi cosa fate? Io lavoro la terra. Oh. Senza di me, qua, alcuni di loro non mangerebbero. Quanti? Alcuni, non so. Più o meno? Boh. Non sapete quindi contare quello che raccogliete? Beh, io vendo le cose che raccolgo, quindi. Alle mani sporche. Quante le vendete? Fai una... allora, osservando così velocemente, senza fare una prova, ha le mani callose, quindi non è un tizio che sta in locanda tutto il giorno. Però non ha le mani particolarmente sporche, quindi okay, oggi probabilmente non ha fatto. Non sottovalutiamo le vesciche da sollevamento, no, infatti, del boccale. Adesso infatti provo a bloccargli un braccio, lo fermo e gli dico: Barin, a te questi non sembrano bubboni da mutazione? No, effettivamente gli aveva addosso anche la vecchia. Oh mio Dio, no! E faccio due passi indietro. Lui si stacca e dice: oh, che cazzo dici, orecchia punta? Vuoi che ti picchi qua e adesso? Guarda che loro sono tutti con me. Beh, di solito e vedi che mutanti... la gente dietro di loro un po' si è tirata indietro da lui, per lasciarlo da solo. Compagno Cuthalion, di solito i mutanti non hanno comportamenti aggressivi. Sì, esatto. Scatti d'ira. Forse potrebbe essere il caso di ripulire anche questa famiglia. Prima che loro la prendano male, io farei tre passi in là. E a questo punto Cuthalion fa una bella prova di intimidire. Ok. Posso aiutarlo? Che? Beh, lo state aiutando, okay, tutti e due. Beh, sì. Che? Intimidire, intimidire, intimidire. E intimidate. Però intimidate sarebbe sulla forza. Ah, ok. Bene. Giusto. Strength 4. Perché proprio ti faccio brutto e capisci che se non te ne vai ti meno. Ok. È vero, è Alarico. Quindi ho aiuto. Cambia strength con fellowship. Ciao. La difficoltà è la difficoltà della folla, che essendo folla è una difficoltà base, però ci sono due neri perché sei un elfo. Ok. Ci sono due neri in che senso? Due tizi di colore nella. Belli, due neri buoni, anche due bianchi però. Però c'è una stella del caos. Gianni, buona. Beh, è un successo. No. Beh, vabbè, la sì, stella del caos può considerarla un fallimento invece che un... cioè uno svantaggio invece che un fallimento. Sì, sarà un successo e uno svantaggio. Un successo e due svantaggi. Più un po' di caos. Allora, vedi che la gente si fa indietro e si sta girando per dare le spalle al tizio. Però senti anche che, ecco, adesso non bastavano solo i mutanti. Elfi e mutanti che si picchiano tra di loro. Questa città non ha più un cazzo. Dovremmo andarcene. Radiamo al suolo la città. Chi cazzo se ne frega di questa città di merda? Ho fatto scattare la Padania. Ok, perfetto. Ruspa! Esatto. E il tizio rimane lì da solo a guardarsi. Si gira per prendere un po' di forza dalla folla di lui. Vede che non c'è più e fa: ah, sto solo perdendo del tempo con voi, orecchia punta. E si allontana. Ok. Era quello che ti stavo dicendo. Il resto della folla, dopo qualche minuto, inizia un po'. Alcuni tornano dentro perché comunque non è impossibilitato tornare dentro alla locanda, solo non possono andare nelle stanze da letto. Il resto torna verso casa, tanto ormai la pioggia l'ha presa. Ma come mai stanno lasciando andare via un mutante? No, non era un mutante. Ma aveva delle piaghe da mutante? No, erano calli, da badile. Ah, stavi mentendo? Sì, mutante nel cervello. Okay. Lo stavo persuadendo ad allontanarsi. Beh, potevi dirlo, potevo attirare lo sguardo di Mor qui. No, beh, era troppo. Lo teniamo per quelli più bizzosi, lo sguardo di Mor, che dici, Alarico? Beh, e quindi vabbè, abbiamo... Olaf ha purificato la vecchia? In maniera radicale, sì. Ok. Io gli avevo detto, qui c'è l'antidoto per interrogarla. Ah, bene. È stata questa. Ok. Sì, d'altronde, cosa ci potevamo aspettare? Comunque la vecchia era molto catatonica e sotto l'effetto della droga che avevamo visto su Olaf. C'era verso. Ma in maniera molto più concentrata. Prepotente. Sì. Aveva anche una testa strana. No, niente di anomalo quello. Io... beh, insomma. E gli avevano fatto... abbiamo due scelte. Non era roba da mutare. Abbiamo due scelte adesso, perché noi quando eravamo alla torre eravamo seguiti. Sicuramente. No, sì, sicuramente. E vi hanno visto lasciare l'oggetto? No. Non so se hanno visto lasciare l'oggetto. Ci hanno visto entrare. Per cui adesso noi potremmo tornare veloci alla torre e monitorare a distanza il comportamento del vecchio mentre si lavora la pietra, e sappiamo sicuramente. Il vecchio aveva 35 anni. Grazie Gianni, grazie. Vado a per un elfo è un bambino praticamente. Appunto, vado a avvertire Olaf e vi raggiungo e andiamo immediatamente. Non dirgli della pietra. Ma ci provo. Raggiungo Olaf all'interno. Olaf al momento è all'interno della stanza e senti che ci sono... lui è sulla porta, sull'uscio, si sta preoccupando che nessuno entri nella stanza, e vedi che nella stanza ci sono due chierici di Sigmar che stanno spargendo unguenti sui muri e cantilenando inni al potente Sigmar. purificando sostanzialmente stanno la stanza. Purificando la stanza. La vecchia è stata coperta con un telo e vedi che c'è di fianco una cassa pronta per portarla via. Non vogliono dare fuoco a tutta la locanda. Ah no, infatti è stata impregnata di cherosene. Era la pira. No, si preoccuperanno poi di consumarla nelle fiamme una volta usciti dalla locanda. Qua la locanda la purificano e basta. Che voglio. Olaf, ti posso disturbare un secondo? Sì, dimmi. Qua dovrebbero aver quasi finito. Senti, Alarico è stato alla torre di Schmatzplatz. Vado a vedere che ha combinato, almeno te lo tengo lontano per un altro po'. Grazie. Apprezzo molto questo tuo gesto. Te lo tengo fuori di facendo. Sapevo che avrebbe funzionato. Esatto, basta nominare Alarico. Olaf dice sempre sì. As intended. Basta tenerlo lontano poi. Esatto. Ci rivediamo dove? Beh, se tornassi alla caserma voi non potreste entrare con Cuthalion, quindi vi aspetterò qua. Vabbè, usa... Vabbè, la stanza l'abbiamo presa noi, ma usala come puoi, a tuo piacimento. Vedremo se sarà concesso usarla o se esatto. Ci sia un periodo di quarantena. Se no, in caso... È più probabile che ci sia un periodo di quarantena. Lascio... Ma sono sicuro che l'oste saprà venirci incontro. Tiro fuori 2 monete d'argento. Non ce ne sarà bisogno. Se vuoi che... Non ce ne sarà bisogno. Vabbè, come preferisci, amico mio. Basta questo, fa vedere il distintivo da cacciatore di strega. Ho visto che ha una certa potenza questo cacciatore. L'abuso di potere funziona sempre. Chiaro. Beh, a dopo. Scendo. Quindi siamo pronti per una visita culturale? Andiamo. Sì, direi di correre anche perché... No, perché? No, no, perché potrebbe ricominciare a piovere. Io accelererei il passo. Dai, ma la pioggia è una fortuna. Sì, sì. Oscura tutto allo sguardo di Mor. Ho detto a Olaf che li tenevo Alarico lontano. Della Pietro non ho detto niente, però. Ottimo. Però se sono guai io glielo racconto. Ah, c'è Olaf dentro? Sì. Però noi dobbiamo andare alla torre ora. Dai, voglio fare questa visita culturale. Ma... Andiamo, andiamo. Anche Mastro Olaf vorrà visitare la torre. È impegnato, non può. Sta purificando. Sì. È una cosa da cacciatore di streghe. Noi non possiamo aiutarlo e lui deve svolgerla in toto. Quindi... Ma anche tu sei un cacciatore. Hai fatto vedere facente funzione. Facente funzione. Addio. Non sono un cacciatore di streghe. E perché l'istintivo? Boh, me l'ha dato Olaf. Poi glielo dovrò tenere finché non glielo rendo. Ah, ok. Quindi sei Olaf ora? No, glielo devo tenere. Non vuol dire che sono Alarico. È una finzione? Ti dobbiamo chiamare Olaf? No, sono Barin. Come il giorno ci siamo conosciuti. Solo Barin. Non eri Barin quando ci siamo conosciuti. E che ero? Pintus, no? Pintus? No, ero Barin. Aiuto, siamo ritornati quei giorni. Vanguard. Pintus. Ok, andiamo. Andiamo. Quindi tornate verso la torre. È la torre contorta di... Io guardo nei vicoli mentre andiamo. Vedete, c'è qualcuno che ci segue pronto a sparargli qualcosa. Ok, fai una prova di osservazione. Fai una postorinata, fai una prova. 3 metri. Cos'è osservare? Ciao Claudio, quant'era di Observation. Se non l'avete ancora ascoltato, andate ad ascoltare Sidequest. Tra l'altro, la notizia di questa settimana è che la settimana prossima ci sarà un altro podcast nelle frequenze di QWERTY e FumbleGDR che è Epoca. Avete già sentito parlare di Epoca sicuramente quando abbiamo giocato a Populon, perché due degli speaker di Epoca sono Pietro e Dario, che erano venuti alla puntata di Populon. Yes. Non vedo l'ora. Difficoltà? La difficoltà, dato che... Se sono loro... Se sono loro, la difficoltà è 3 e in più ci sono 4 neri, perché tra le loro abilità e la pioggia, che non vi permette di vedere più di qualche decina di metri più in là... 4 neri, aiuto. Io ti aiuto. Sì, ho già preso un bianco in più del gruppo perché mi stanno aiutando. Beh, devo dire che i 4 neri non hanno creato troppi disturbi. Perché quando tirate voi non fate fallire? Eccolo, lo sapevo. Capisci perché teniamo Roberto lontano dai microfoni, da qualunque altra cosa? Scottex. Scottex. Vado. Non li possediamo qua gli Scottex. Ed è anche il motivo per cui do a Roberto i bicchieri di plastica, perché almeno rovescia solo la roba senza anche rompere il bicchiere. Sì. che è almeno buona cosa. La fortuna del gruppo è considerato quanto costano i materiali di Warhammer, è un po' meno una fortuna, però che ci possiamo fare ormai? Niente. Sventura! Questo ricadrà sulla tua testa, Roberto. Già, lo so già. Lo so già perché ho visto nello sguardo di Claudio prima quando mi ha lasciato tenere il bicchiere lì di fianco. È stata una prova di fiducia che ho fallito miseramente. E... perlomeno non hai rovesciato la birra artigianale ma della banalissima Coca-Cola. Già. Almeno di questo ti ringrazio. Grazie, che almeno asciugo le carte. Ma che non so. Hai fallito la prova in ogni caso, per cui non sai. No, però avevo fatto 3 successi. Ma poi hai rovinato. Ci sta. Rovesciato il bicchiere. Okay. Purtroppo non c'è nessuno. No, non c'è nessuno che ti stia. Anzi, mi cade una goccia dritta nell'occhio. Ti acceca per un attimo. E... io stavo tirando poi. Tu puoi tirare ancora. Tu puoi, Roberto no. Beh dai, potevo prenderne di più però, molte di più. Di Coca-Cola? Ah, no, di carte. Sì, di carte, potevi rovinare molte di più. Ho preso solo quelle di Mor. Che sia un segno, no, è una coincidenza. Che è 1.000.000. Sarò le veci di Adam Cadmon e dirò: noi crediamo di no. Noi crediamo di no. Un coboldo qualunque dice anche: Robè è talmente gnocco che fa bagnare pure le schede. No, non è proprio così. Grazie, anche se quello gnocco è sostituibile con goffo. Invece Pintus, da lontano, senti la bestemmia di Pintus. Robè è un cataclisma naturale ma gli vogliamo bene lo stesso, un po' come Alarico. Allora, fermi tutti, potrebbe essere andata bene. 2 successi e una cometa di Sigmar. Il problema è che Alarico ha delle motivazioni per essere così. Roberto pure. Roberto pure. Roberto. In realtà no. Perché ha avuto una vita normalissima. Ma avrai preso qualche botta in testa di cui non ti ricordi. Possibile. Quindi... va bene lo stesso. Mentre Alarico guarda le gocce di pioggia che formano delle pozzanghere a forma di corvo per terra, Barin allunga un po' di più l'occhio, ma soprattutto l'orecchio, perché in questa pioggia è difficile riuscire a vedere qualcosa, e per quanto anche la pioggia scrosciante renda difficile sentire. I passi nelle pozzanghere dietro di voi riesci a percepirli, anche perché la strada non è molto piena in questo momento, dato la quantità di pioggia che sta scendendo. Questa è tutta diretta, ragazzi, tutta diretta. Ho fatto una flessida, infatti ho avanzato di uno la scheda della tempesta. Di qua, ti sembra che ci sia una sola persona che vi sta seguendo, quindi non un gruppo pronto a menarvi, ok, oppure uno molto robusto pronto a menarvi. Domanda: se volessi immobilizzarlo, è scaldagheri o qualcos'altro? Allora, non c'è nessuno, siamo sicuri? Scaldagheri ti serve per non farti notare mentre fai le maramaldeggiate, queste cose. Se invece vuoi brutalmente puntargli una pistola sapendo che è dietro di te, gli punti la pistola per bloccarlo sul posto, puoi fare o una prova di coordinazione oppure al massimo una prova di intimidire, che ti concedo di fare con agilità, perché in questo caso il fatto di avere la pistola è quello che lo dovrebbe intimidire più che la forza bruta. Allora io è una delle cose belle di questo gioco, puoi cambiare l'associazione delle abilità come quella più logica. Faccio un suono a Cuthalion, uno di quelli che ho sentito fare, tipo e gli faccio con la mano il segno di uno e 2 dita che si muovono verso di noi per dire ci stanno seguendo. Lui fa segno di aver capito e faccio con l'altra mano un segno dell'indice che mi nascondo un attimo in un vicolo. A questo punto scaldagheri. E vado di scaldagheri per farmi superare. Poi in caso lo miro con la pistola a 3 cm e gli dico: se ti muovi ti sparo, ti uccido. Ok, in questo caso la tua prova di scaldagheri è opposta alla sua prova di osservazione, cioè tira la sua osservazione perché è più facile. La difficoltà in questo caso è 4 più i 2 neri per la pioggia. No, in realtà anche lui ha difficoltà a seguirvi, quindi togli i due neri della pioggia perché ce li avreste tutti e due. Io vado furtivo con la furtività del gruppo. Lancio tsunami. Eh? L'hai già fatto. Un altro gioco. Allora. E devo dire che ti è andata molto bene, perché sono 4 successi e uno svantaggio. Quindi ti defili proprio nel mentre un gruppetto di persone vi incontra, quindi nella ressa, diciamo, la poca ressa che potreste trovare in questa strada. Sfrutti un vicolo. Sfrutti un vicolo, ti metti di fianco e aspetti di sentire i passi che vi stavano seguendo oltrepassare il vicolo. Buona. Esci dal vicolo e punti la tua pistola alle spalle della persona che vi stava seguendo. Ninjata. Che sentendo il grilletto tendersi e la miccia iniziare a... perché ricordiamo che sono pistole rinascimentali a miccia. Fai un passo e sei morto. Si ferma. Noi nel frattempo stavamo andando avanti. No, io rifischio come prima. Lui, Barin l'aveva detto a Cuthalion. Sì, no, io che non so niente stavo andando dritto verso la torre. Ok. Vado ancora un po' più avanti prima di accorgermi che gli altri due si sono fermati. Ti fermo io con una mano sulla spalla. Alarico, abbiamo un ospite. Ma siamo all'aperto. Girati. Mi giro. Vedi Barin che sta puntando la pistola alle spalle a una figura incappucciata che ha sollevato le mani ed è ferma in mezzo al vicolo. Che ore sono? Tardo pomeriggio ormai, tra una cosa e l'altra. Quindi c'è ancora il sole ma è coperto dalle nuvole. Il sole non c'è quasi più perché comunque era autunno inoltrato, quasi inverno, quindi tra le nuvole e il fatto che è tardo pomeriggio la luce non è tantissima. Allora invoco la benedizione di Mor per evocare un corvo spettrale e fare un po' di luce, un po' più di luce intorno a noi. Io intanto faccio un cenno alla pistola e lo invito a entrare nel vicolo. Sempre in silenzio e tenendo le mani sollevate si gira verso il vicolo e entra nel vicolo che gli ha indicato. Spero con la compiacenza di tutti. Sì, sì. Vabbè, io lo seguo. Non ho mai visto i bianchi fare così tanti successi. Ho fatto uno svantaggio 2, però. 3, 4, 5, 6, 7... 7 successi e uno svantaggio. No, niente, è evocato un coso. 1 o 7 non cambia niente. No, non mi cambia assolutamente niente tra 1 e 7. Però adesso c'è il corvo astrale, avete tutti +1 toughness +1 willpower, se vi interessa. Ok. Questo è utile. Molto. La figura mette le mani sul cappuccio per toglierselo e farsi vedere. Io lo faccio girare sopra. È un'elfa. Che non hai mai visto, né una tua parente, conoscente o ex ciurma di qualche genere. Potrebbe essere la seconda libellula ora che non c'è più Dal. Quante A? Ogni volta che lo dice aggiungi una A. Ok. Beh, Cuthalion, direi che questo è più argomento tuo. Come mai, compagno Barin, stai tenendo una pistola puntata a coloro che ci stavano seguendo? Io credo che sia argomento di pietra questa signora. Io giusto? Credo che non sia il caso parlare nella pioggia dove altri potrebbero sentirci. Ma piove, è più difficile sentire. Non quanto credi. Eri non tu che ci seguivi stamattina? Sì. Tengo d'occhio quel mago e la sua torre da parecchio tempo. Oh, perché è una così brava persona? Sì, lui sì. Mi preoccupa chi potrebbe arrivare alla torre. Volevo essere sicura che voi non foste abbiamo una visita guidata gratuita, vuole venire con noi? Non c'è nulla che quell'uomo possa dire che io non sappia già di quello che è successo qua. Ti dispiace, oltre alla tua faccia, farci vedere il collo e le braccia? Non mi sembra il caso questo, ok? Capisco che Elfi, la prima volta che ne vedi una femmina. Ma scusa, Alarico, io mi sto riferendo al tatuaggio del corvo. Oh, sei una seguace di Mor? No. Lei si sposta il collo della maglia, tira sulle maniche e vi fa vedere anche le caviglie, che è un altro posto dove potrebbe essere nascosto un tatuaggio di una gang. Io faccio andare il corvo quando si alza così a fare un po' di luce sulla spalla, e non ha nessun tatuaggio. Ok. Del corvo. Come reagisce? Ha un tatuaggio al centro del petto, ma sembra più un'iscrizione elfica. Ok, quindi un rituale. Come reagisce al coso che gli gira intorno? Sembra tranquilla. Tranquillissima. Bene signora, adesso ci puoi dire chi sei e che cosa vuoi. No, ma ha detto non qui. Andiamo alla torre. Se volete recarvi alla torre state perdendo tempo e forse vi state andando a infilare in qualcosa che è più grosso di tutti voi. Oh, ma è quello il nostro scopo? Era quello che volevo capire, quale fosse il vostro scopo, dato che siete arrivati portando un mutante in città. Occhi lunghi la ragazza. Orecchie. Anche le orecchie. Ah, scusa. Beh, è vero. Sarebbe stata un'offesa, non mi sono permesso. Vabbè, tanto qui. Io non mi permetto con te, Cuthalion, non ho capito perché dovrei farlo con te. Quindi questa pioggia inizia a essere fastidiosa. Andiamo alla torre, facciamo la visita guidata e possiamo parlare. Lei si rialza il cappuccio per coprirsi dalla pioggia. Io le faccio appoggiare il corvo sulla spalla. Lei fa un cenno verso il mantello dicendo: posso prendere una cosa? Lentamente. Se non è una bomba. Quella ero io. Magari anche lei. Allunga una mano all'interno del mantello e tira fuori una specie di pezzo di pietra, non come la pietra che c'era sul coso sulla gemma della tipa. Sembra più un quadrato di pietra su cui sono state incise delle indicazioni. Ve lo consegna e vi dice: se volete parlare troviamoci qui stanotte. Qui non è sicuro. Beh, ma ci stava seguendo, non credo che sia il caso di lasciarla andare via da sola. Qui stanotte c'è inciso qualcosa sulla pietra. Sì, è una piccola mappa della zona intorno alla città adesso. Potrebbe poi non esserci. Potrebbe non esserci lei. Andiamo adesso alla torre e parliamo. Se le sue risposte ci soddisferanno possiamo farle fare quello che vuole. Se mi portate di forza alla torre non avrete nessuna informazione da me. Possiamo almeno sapere il tuo nome? Non ancora. Beh, ma allora conviene andare a parlare. È difficile fidarsi di una persona così. Con chi? Con lei? È anche difficile. Possiamo andare di qualcuno che ha portato... Se ci andiamo adesso non c'è nessuno, Enrico. Sì, ma ci stava seguendo. Non possiamo lasciarla andare via così. Sono io che non dovrei lasciarvi andare via, dato che siete voi quelli che siete entrati in città con dei mutanti. Ma sei tu quello che aveva la pistola puntata alla testa. Una. E non sapevamo che era male. Io ho una pistola puntata alla testa e sono disposta a prendere una pallottata in testa piuttosto che rivelare cose a qualcuno di cui non so ancora quanto affidabile sia. Questo ti fa onore. Ma ci stava seguendo? Sì, ma non sai se ci stava seguendo. Non è che noi siamo candidi come la neve, in fin dei conti. I nostri comportamenti sospetti li abbiamo fatti. Tutte le nostre azioni sono fatte per volere di Mor. Ciò che lui vuole è superiore a qualsiasi necessità di qualsiasi razza. Cioè, vuol dire che il volo dell'uccello, quella vecchia, è stato il volere di Mor? Eh certo. Anche Dimitri? Certo. È un po' cambiato Mor ultimamente. Era giunto il suo momento. Che io ho preso dalla fregola della capitaneria, sono in fondo un marinaio e quindi a mezzanotte, di notte, andrò dalla donna. Sono d'accordo. Al porto. Non lo so se è al porto la mappa che ci ha dato, ma insomma, un capitano di nave, pirata, può rifiutare l'invito di una donzella? Beh, se è su terra, sì. A meno che non sia vicino al porto. Ci sono un sacco di marinai che vanno vicino al porto dalle donzelle. La vedo difficile, qui al massimo c'è un porto fluviale, quindi potremmo noleggiare al massimo un'altra chiatta, ma... Beh, sempre capitano. La mappa che vi dà, segnata sulla mappa... Una X dove c'è scritto sotto Giardino di Mor. Ok. Beh, al Giardino di Mor ti dovrebbe piacere, un luogo da Ti va di andare a visitare il Giardino di Mor? Io so dei Giardini di Mor. Di quella cosa che mi hai fatto, no, quella cosa che mi hai fatto vedere fuori dal gioco l'altra volta. Sì. È il luogo di potere di Mor. Tutti i poteri sono potentissimi. Beh sì. Beh sì. Sì, mi sembra un po' troppo perfetto, però va bene. Se voi vi fidate. Non mi fido, ma... Credo che qui nessuno si fidi in questo momento. Io la prima cosa che farei se qualcuno mi puntasse un'arma di sorpresa alla testa è no, fermi, dobbiamo parlare, raggiungetemi qui, tirando fuori una mappa a caso, e così sarei libero. È dura credere che questa se la sia preparata prima. No, magari è la prima cosa che aveva in tasca. Hai altre mappe in tasca? Se no, volete cercare. Basta una, basta. Se una avvezza all'inganno. Guarda, nella nostra condizione attuale, e visto il livello di avanzamento delle nostre indagini, e visto anche che l'unica cosa che vagamente poteva darci un'idea è nelle mani di un museale, e l'altra cosa che poteva vagamente darci un'idea ha la testa schizzata in 1000 pezzi sul muro della locanda, io direi che forse potremmo cominciare a pensare di fare qualche passo per cercare di fidarci della signora. Concordo. Mi sembra esagerato, ma vi seguirò. Grazie, Alarico. Vedrai che la tua fiducia in me sarà ripagata. Questa notte probabilmente mi farà sapere se questa elfa deve essere distrutta oppure è un'alleata. Può darsi. Ricordati di questo. Mi ricorderò di questo favore. Quando avrò una nave, tu sarai il primo a spartirsi il bottino durante i saccheggi. E intanto sentite... Perché sai che non mi faccio niente dei soldi e te li ridossi? Ok. E intanto sentite un tuono fortissimo in cielo squarciare le nuvole. Comincia la tempesta. Beh, allora andiamo a questa visita guidata. Io mi giro e faccio per andarmene. È così. Ho notato, ma non è l'unico che conosco. Ah, il corpo mi segue e si arretra nel vicolo per sparire. Per sparire. Tu e Cuthalion, tu Barin e Cuthalion siete sicuri al 90% che vi terrà d'occhio lo stesso. Sì. Se foste voi, vi terreste d'occhio lo stesso. Sì, certo. Essendo voi abituati a questo genere di cose. Beh, oddio, mica tanto, però va bene. No, nel senso, siete comunque stati in dei circoli di gente che si teneva d'occhio a vicenda. Certo. Quindi. Va bene, che dici? Torre... E poi rendezvous? Andiamo a questa torre a fare il giro turistico. Alarico è già partito, quindi se mi giri a guardare Alarico, lui non c'è. Infatti mi giro una dozzina di metri avanti. Ma lo sai che lui parte. Sì, sì, no, l'avevo capito. Soprattutto con le vecchie in spalla. E poi fa delle pustoriate tipo tiro un dado a caso. Sì, inizio a saltellare nell'acqua. In allegria, bene, ok. Con il corvo che mi gira intorno. Andiamo. E tornate alla... E alla poi sparisce. Ci fosse la neuro. Cioè, si chiamano preti di Sigmar e ti fanno saltare le cervella. Esatto, quindi... Perché... La pazzia poi porta al caos, quindi meglio farti saltare il livello di cura non è. Sì, ma se il prete di Sigmar arriva e mi chiede qual è la tua pazzia? Scagliare le comete di Sigmar contro i miscredenti? Mi dicono bravo. Ma non lo so. La pazzia è sempre pazzia. No, ti prendono, ti mettono la mano e fanno quelli sono i miscredenti e ti spingono in mezzo. Comunque tornate alla torre. La porta è chiusa in questo momento, non aperta al pubblico come l'avete trovata prima. E non vedete nemmeno luci a piano terra di torce, candele, qualcosa del genere. Vedete un paio di piani più in alto una luce accesa in una stanza. Ok. La porta è proprio chiusa o si apre? No, anche provando a spingere è proprio stata chiusa da dentro. E proviamo a bussare violentemente. Proviamo. Bussate. Per un attimo non succede nulla. Poi vedete una testa sporgersi dalla finestra sopra. Ah, siete già tornati! Non ho ancora finito di studiare la pietra, ma aspettate un secondo. La studiamo volentieri con lei. Apriamo a freddo! E sentite i passi di Schulman, che giustamente Mario faceva notare, vuol dire uomo di scuola, quindi l'uomo che ne sa. Mario. Vive a Berlino. Quindi Schulman... vabbè, ma io... ce ne saranno allora 400.000 come Schumacher. Esatto. Sentite dopo un mezzo minuto abbondante di passi che scendono scale a chiocciola della torre, la porta che da dentro si apre e tu, Cuthalion, che sei quello un po' più attento a questi dettagli, senti che toglie 3 diverse serrature. Ah, prego, prego, avete portato un altro uomo di scienza, spero? Compagno Barin, sì, è un noto scienziato. Noto, non molto, ma scienziato, sì. Beh, con dei compagni di tale livello non poteva essere certo da meno. Prego, prego, entrate, e vi faccio cenno di entrare. Ah, grazie, grazie. Entriamo. Io, fossi in lei, Schulman, richiuderei precisamente la porta come era chiusa quando noi siamo arrivati. Ah beh, certamente. Non vorrei che la pietra che mi avete lasciato da studiare venisse rubata o... Vedi che non c'è niente da temere, compagno Cuthalion. Sì, ma è bene che... È bene temere. E infatti appena siete entrati tutti e tre, lui richiude la porta e rimette... Adesso lo vedi anche da dentro, sono 3 chiavistelli. Di quelli belli di ferro. Ignoranti. Esatto. Ok. La porta fa parte della storia della torre? La porta fa parte delle migliorie che ho deciso di fare alla torre in ordine... di sicurezza. Mi sembra sensato. Sì, sicuramente molta gente sarà interessata alle meraviglie storiche che si possono trovare in questa torre. No, no, devo dire di no. Purtroppo gli abitanti di Schmatzplatz non sono così avvezzi alla cultura e all'educazione, ma molti ritengono che, essendo io uno studioso di magia, sia anche di conseguenza molto ricco. Beh, cosa estremamente sbagliata. Sapete, c'è un detto molto famoso, popolare a Aldorf, che è peggio per loro. Che bel detto. Beh, è un bel detto. Ah, sì, sì. Non l'hai mai sentito? No, no, l'ho sentito un sacco di volte. Infatti la tua saggezza mi colpisce ogni giorno di più, Alarico. Sì, qua, nel collo. Sulle clavicole. Potresti seguire l'apprendistato di Mor qualche volta. E lì colpirebbe in un altro punto più doloroso. Cosa posso fare per voi? A cosa devo questa visita così presto e così inaspettata? Beh, avete detto che volevate farci vedere le meraviglie di questa torre. Meravigliateci. Ah, sarò molto felice di mostrarvi innanzitutto ciò che si vede dalla cima di questa torre e che potrebbe darvi qualche spunto in più su come vedere la storia della regione. Mi sembra un'ottima idea. Sì. E credo di avere qualche cosa che potrebbe interessarvi. Dal poco che sono riuscito a studiare della pietra, ho già qualche idea di quale sia la sua origine. Fa parte precisa della pietra di cui parlava? Sì, e credo che sia un punto preciso della pietra di cui parlavo. Ma lasciate che vi mostri. Andiamo. E inizia a salire le scale. Vi fa salire al secondo piano, dove c'era la luce accesa che avete visto prima, e che infatti vedete sono in parte delle stanze dove sono stati appesi ai muri degli arazzi delle spade, probabilmente dell'eroe di cui avete visto la statua in città, nella piazza. Oh yes. E vedete che c'è una piccola porticina, che è quella da cui viene la luce, dentro a cui vedete un letto, una scrivania e un paio di librerie. Stanza sua privata, praticamente. Sulla scrivania c'è posta la pietra. Vedete che sotto la pietra che gli avete lasciato, che è stata smontata da quel pezzo di cuoio per legarla in testa a qualcuno, che comunque è stato messo da parte perché non si sa mai. Ma la pietra è stata appoggiata al centro di un grosso disegno che copre praticamente tutta la scrivania. Quante pietre è quel disegno? Tante. Più di 20? Molte più di 20. Delle dimensioni di quella pietra che avete voi saranno un centinaio di pietre almeno. Ma vedete che il disegno che è stato fatto, i frammenti della pietra sono stati segnati, sono dei frammenti molto grossi, potrebbero essere grossi più o meno come un cane di piccola taglia. E quella che gli abbiamo dato noi, c'è il restante disegno dell'altro pezzo o è una cosa a parte perché è unica e piccola? Di quella che gli avete passato voi vedete che lui l'ha messa più o meno quasi al centro. Mm-hmm. E dato che lui aveva raccolto dimensioni presunte dei diversi pezzi da dei manoscritti che vedete di fianco, sono aperti sulla scrivania. Ok. Lui ha dedotto più o meno quali potessero essere le dimensioni e ha posizionato la pietra dove secondo lui andrebbe posizionata all'interno della stele. Una stele praticamente. Avete fatto un lavoro fantastico. Beh, purtroppo ho avuto solo poco tempo per ragionare sulla questione, ma credo di essere in buona sostanza quasi sicuro del posizionamento di questa pietra. Ammiro molto gli studiosi di questo livello. E, è un'arte. Vedete che la pietra è in fattura un po' simile alla pietra che vi ha lasciato la tizia come mappa di dove incontrarvi stasera. Ed effettivamente il disegno che c'è sulla stele è assimilabile a quello di una mappa della zona. La pietra che avete portato voi è posizionata praticamente al centro. E se vi ricordate c'erano delle parole incise sopra. Vedete che nella stele il Schulman ha tentato di ricostruire come potrebbero essere le frasi intorno a quelle parole che avete recuperato. E vi faccio cenno di avvicinarvi di più alla scrivania. Sì, io mi avvicino di brutto. Vedete? Qui è dove credo che la pietra sia stata colpita dal fulmine, distruggendo il restante della stele in 4 parti. E questo è il punto dove il fulmine ha colpito. Questo è il fulcro della pietra. Senza questa probabilmente la mappa sarebbe incompleta e incomprensibile. Dopo averla messa sulla fronte ho visto varie volte il fulmine è caduto sulla torre in una visione che ci ha portato qui. Questo conferma la mia teoria, no? Beh, sì, si parlava di 4 fulmini secondo la visione di Alarico. Oh sì, erano proprio 4. Che sono le 4 parti, i dettagli. Le 4 parti in cui è stata divisa la stella. Le altre 4 parti, perché questa pietra sono 5. E perché la pietra... Questa è il fulcro. Quindi ha mostrato quello, forse vuole ricollegarsi con le altre? È possibile che... Può avere una volontà? Beh, forse non la pietra di per sé. È possibile che la pietra parli per voce di qualche antica divinità elfica, forse. No? O è possibile che ci abbia mostrato qualche cosa che è già successo o che deve succedere. Questo non mi è ancora molto chiaro, ma sono sicuro che faccia parte di questa stele e che sia il fulcro centrale della stele. Ottimo. Io nel frattempo cerco di fare uno schizzo della stele, di quel del lavoro che ha fatto, per prendere degli appunti. Fai una prova per vedere senza difficoltà solo quanto accuratamente riesci a prendere dettagli vari, perché vedi che sono appuntate molte cose sul disegno della stele. Sì. Sono molto contento dei vostri studi, anzi certe cose dovrebbero essere, come si dice, incentivate. E lascio la mia sacchetta con i soldi sul tavolo. 5 denaro. Wow! Beh, ti rendi conto che per lo stato in cui è il museo, tra virgolette, anche 5 monete di rame potrebbero... Gli lascio 5 monete di rame, le ultime che noi gli abbiamo lasciato. Quindi gli do proprio la saccetta. No, noi gli abbiamo lasciato fior di argenti. Sì, sì, infatti. Sì, ma io gli do anche 5 monete di rame. Tanto con molta calma. Volevo far notare che le birre si chiamano bar, come Barin, per non farci mancare niente. Perché no, in realtà è vero, però vabbè. Perché non la sto ancora bevendo? Non so, c'è una bottiglia a testa. Tua. È buonissimo. Tra la Pilsner. La Pilsner è veramente buona. 6 successi, un vantaggio e una cometa. Fai un... Cerco anche di capire qualcosa di più di quello che hai fatto. Allora, man mano mentre scrivo, di quello che hai fatto ti rendi conto che La stele completata è estremamente grossa e pesante, e vabbè. Ma ti rendi conto di alcuni dettagli che sono stati segnati sulla mappa e che, facendo un confronto mentale con la mappa che vi ha lasciato la tizia prima, alcuni dei posti segnati su questa stele corrispondono a dei posti che esistono ancora. Uno è Schmatzplatz, che è dove vi trovate adesso, che è quasi al limitare nord di questa stele, la parte alta della stele, dove si incrociano i fiumi. Un altro punto è dove è segnato sulla mappa che avete voi dell'elfa il giardino di Mor. C'è un punto molto più a sud-est che sulla mappa è indicato come pietra del fulmine, che non sai esattamente che cosa sia, però è chiaramente si può denominato sulla mappa. E vedi che appena sotto a dove è stato messo il fulcro della pietra è segnato un altro posto di cui effettivamente c'era un indizio sulla pietra che avete riportato, perché era quel Nexus di cui avete letto sulla pietra. E infatti dovrebbe, da come è stata ricostruita la stele, essere proprio un'indicazione di dove è questo Nexus. Semplicemente è capitato che sulla pietra ci fosse il nome col pezzettino, certo, del posto. Tale che senza pietra non avevi l'indicazione. Esatto. È il motivo per cui lui diceva: senza questa pietra è impossibile interpretare completamente la mappa. Esatto. Vuoi una Pilsner o una Porter? Porter. Bravo, ottima scelta. Cos'è l'altra? L'altra è più chiara. Più chiara e più leggera. Grazie. Un po', è una bottiglia a testa. Sì, ma tu mi aiuti a finirla. Io ho paura però di Roberto. Una bottiglia. Infatti per quello ho chiesto a Gianni se la beve con me, così poi la passo a lui quando non la uso io. Schulman vi dice anche: credo che ci sia qualcosa di molto più interessante nella soffitta della torre che posso mostrarvi. Sai che abbiamo una pre-bottiglia, vero? Sì, ma... vuoi a tutti i costi rovesciare qualcosa? Così facciamo la carta. Dopo è stata con la Coca-Cola. Perché nella vita, come Mastro Schulman insegna, bisogna sempre addestrarsi. Bisogna sempre addestrarsi. No, io rovescio solo la roba mia. Non ho mai rovesciato roba di un altro. Non in sicurezza! Il proclama delle... Cosa sono? Non ho mai rovesciato niente. 22-19, esatto. Il proclama di Roberto. Nulla di un altro. E Schulman vi fa cenno di seguirlo. Vedete che si sta già lanciando senza aspettare che lo seguiate su per le scale. Giusto per sicurezza, perché io, Roberto, ho visto troppi film. La finestra della stanza dove è adesso la pietra è tipo barrata o chiusa in qualche modo? Non è chiusa la serranda, ma la finestra è chiusa. Quindi in teoria uno la può aprire ed entrare. Se sfonda il vetro, sì. Mastro Schulman, non vorrei che, visto che probabilmente c'è qualcuno che ti andrà d'occhio un artefatto del genere, forse conviene portarlo con noi mentre andiamo a fare un giro? Forse? Potrebbe essere una... No, forse l'ho già presa io, non si preoccupi. Ah, perfetto. Vedo che il vostro compagno è molto più preparato a questi... E la metti in una scatolina. Ripeto, ho visto troppi film in cui si scende di sotto, si torna sopra, la finestra spalancata, non c'è la pietra! Tra l'altro, cosa interessante, la torre non è vuota al centro, ogni piano è pieno, quindi non è possibile cadere dall'ultimo piano dentro la torre, o vi lanciano fuori... o dentro, okay, c'è sempre un modo per cadere. Beh, io ho visto che Alarico ha guardato fisso la finestra e ha provato. Io ora vado, apro i vetri, chiudo le imposte, serro le imposte, richiudo i vetri. Abbiamo una strizza addosso. Esatto. No, perché è passata una settimana in realtà da quando gli abbiamo lasciato la pietra. No, due settimane. È passato un... No, in real. Ah, okay. 2 settimane, quindi andiamo sul tranquillo. Esatto. È passate poche ore, ma sembrano quasi 2 settimane. Ok. Come passa il tempo quando uno si diverte. Schulman è già andato... Io lo seguo al piano di sopra. E vi porta in cima alla torre. Vedete che la cima della torre è la parte un po' più trasandata. C'è una piccola gabbia dove vengono tenuti dei piccioni che servono probabilmente a comunicare con la torre dei... Ma vi occupate voi di tutta la manutenzione di questo posto, Mastro Schulman? Purtroppo sì. Ma siete sovvenzionato da qualcuno? Questo è un museo, quindi sono sovvenzionato dalle gentili donazioni di chi viene a visitare questo posto. Ma non avete detto che tutti i membri di questa città sono dei trogloditi? Sì. Quindi non avete sovvenzioni? A parte alcuni generosi donatori come noi. Voi che siete venuti. Potremmo vendere la pietra, potremmo ricavarne un sacco di soldi. Le vendere la pietra? Grazie, no, di ridere al posto assolutamente mio. Non è possibile vendere questa pietra, ha un valore inestimabile, nessuno potrebbe comprare la pietra e pagarne il giusto prezzo. Ma potrebbe andare avanti con i suoi studi? Sarebbe un grave danno ai miei studi se io perdessi questa pietra. Se fosse data in mano a un qualche nobile che non capisce nulla e... la usa per gingillarsi? O peggio, potrebbe scambiarla con una banda di orchi per tenere gli orchi lontani dalla sua magione. Deve costare parecchio mantenere questo luogo. Sì. Ogni singolo centesimo che riesco a raccogliere viene donato alla torre per la sua manutenzione. Tutto il mio lavoro va nella torre e nella sua manutenzione. La vostra gentile donazione mi permetterà di dedicarmi allo studio. Voi fate parte di qualche ordine? Settimana. Sì, vale. I maghi celestiali. Ma purtroppo il mio ordine spesso guarda più al futuro che al presente. Un problema, in effetti. È possibile cambiare ordine? Purtroppo per le leggi che ci sono state imposte... dai primi maghi e dal mago elfo che ha insegnato la magia agli umani, no, non è possibile. A meno che non si rischi di cadere nel caos, nella follia e nella corruzione. E non è qualcosa che io cercherei. Senti Alarico, ma... ci farebbe comodo uno di lui, come lui, al tempio di Mor Aldorf? Senza dubbio, ma non ti sembra che questo dialogo sia un po' uguale a quello che abbiamo fatto ieri? Relativamente a quando hai conosciuto Mastro Schulman. Davvero? Sì, hai fatto esattamente le stesse domande. E lui ha dato esattamente le stesse risposte. Beh, si vede che non stavo ascolto. No, ma quello non è un problema. È che forse sarebbe il caso di progredire. Volete venire a Aldorf, al tempio di Mor? E rinunciare a questa torre e a tutta la sua importanza storica? Potete studiare la pietra. Ma la torre cadrebbe in rovina. Nessuno in questa città di rozzi nel lusso di Mor, che vedevo una cella e una pagnotta. Nessuno in questa città di rozzi sarebbe in grado di capire l'importanza storica di questo posto e continuarne lo studio e... no, sicuramente sapete meglio voi quello che è meglio per voi. Ma quindi Mastro Schulman rinuncerebbero anche al cannone? Chi? Beh, tutti gli stolti che abitano qui. Adesso, ok, la torre, posso capire il museo, anche se non è comprensibile per delle persone intelligenti. Ma quel cannone? Ah, il cannone. Lasciate che vi mostri. E apre una delle finestre dell'ultimo piano, quella che dà a ovest. Ok. E sostanzialmente dà su uno dei fiumi che bagnano Schmatzplatz, e vedete che oltre il fiume in lontananza, nonostante la pioggia, dato che siete abbastanza in alto riuscite a vederlo lo stesso, si intravede una foresta. Schulman ve la indica e vi dice: quella è casa di uomini bestia e goblin. Il cannone è l'unica cosa che siamo sicuri li tenga lontani. Loro ne hanno paura. Ho capito. E le persone di questa città conoscono bene la storia del posto e sanno che il cannone, i due cannoni, sono gli unici due deterrenti che questi rozzi e caotici esseri hanno. E perché qualcuno non prende in mano la situazione e va a fare una pulizia? Perché si tratterebbe di motivare economicamente molte persone con soldi che in questo momento la città non è in grado di mettere a disposizione. Abbiamo fatto alcune richieste all'imperatore, che ha mandato alcune squadre per ripulire i confini più vicini a Schmatzplatz, ma dopo tutto, finché non ci sono incursioni, non viene ritenuto necessario ripulire la zona. Forse difesa, è per questo che siamo qui allora, dobbiamo andare a pulire le foreste dalle mutazioni. Facciamo una cosa alla volta. Sì. Ma lasciate che vi mostri anche le altre viste della torre. E apre una finestra prima verso est. E anche verso est vedete l'altro fiume che circonda Schmatzplatz dall'altra parte e in lontananza un'altra foresta. Quanto è lontana dal mare Schmatzplatz? Parecchio. Parecchio. Giorni e giorni di navigazione sul fiume, neanche a piedi. Vedete da questa parte, presumo che una delle parti della pietra sia volata e che sia stata trovata dagli uomini bestia, che probabilmente la stanno tenendo come cimelio, artefatto o simbolo della loro potenza sugli umani. Posso? Non la darei in giro di nuovo. Prendo la prova, guardo verso est, me la appoggio sulla fronte e voglio provare a pensare a dove vorrebbe andare, dove vorrebbe ricollegarsi. No, ricordiamo, volando sulle ali di un corvo, dove si dirigerebbe? Chissà. Se avesse bisogno di ricongiungersi con le sue sorelle. Fai una prova di intelligenza. Posso usare lo stunt per usare la mia santità? Puoi usare la santità. La difficoltà è 4 più un bianco e un nero, perché stai usando la pietra. Allora sono 5. Userò, abbiamo detto che userò 3 di questi, 3 di questi. Sì. 3 io di intanto ho sposto la bottiglia dal tuo gomito. Hai fatto benissimo. Sì. 3 di base più 1 perché sono iniziato, no? Quindi hai detto un bianco, un nero. Molto buono questo scuro. 4. Ho preso tutto. La porta è molto buona. Spenderò un punto di fortuna mio. Grazie Mario. Tiro una manata di dadi, fra poco ti serviranno 2 mani. Posso spendere qualcosa? Sì. Puoi anche spendere 10 euro e... Uso questa e aggiungo 2 bianchi. Me li dai? Quanti bianchi aggiungo? Da un verde in più. Ok. Farcela ce l'hai fatta. Sì, anche perché questa è una cometa. Però ci sono 2 svantaggi, ma questi 2 li posso ritirare. Esatto. Ne ritiro un altro. Non ne hai più, basta. Ritirerò questo e segnerò questo. Ok. Sono 3, 5, 6, 7 successi, una cometa e 2 svantaggi. Quindi in realtà 7 successi e 1 svantaggio. Quello che vedi quando pensi alla pietra che si vuole ricongiungere alle altre pietre... Innanzitutto, voi che lo state guardando vedete i suoi capelli e peli rizzarsi come se avesse preso la scossa. Io ho fatto proprio questo, ho fatto. Perché in quel momento un fulmine colpisce attraverso la finestra che si è aperta esattamente la pietra che ha in testa lui. E lo vedete sbalzare indietro. Picchi la testa. Però non ti sei ancora preso... ferite, ti sei preso però 3 fatiche. Ok. È la conseguenza dell'usare la pietra qui quando c'è la tempesta. Sì. Però hai avuto una visione chiara come la luce del sole. È un posto dove hai visto degli archi di pietra in rovina. Archi di pietra in rovina. Con iscrizioni elfiche. Lungo una strada elfica da tempo non percorsa, perché vedi che sono ricresciute delle erbacce. Una strada abbandonata, ormai preda della natura. E hai visto dal centro di queste rovine una fenditura nel terreno. Da cui veniva emanata della luce rossa e una mano artigliata che spuntava da dentro la fenditura e artigliava il terreno. Demoni, caos, magma! Una frattura nel terreno. Urca, tu mi l'ha preso bene stavolta. E indico quella della finestra a caso proprio. Io guardo tutto completamente allibito. L'ho vista. Schulman ti sta guardando avvicinandosi e mettendoti tipo le mani sulla gola per sentire il tuo battito cardiaco, perché sei stato colpito da un fulmine. No, oh, non vi preoccupate, mi appoggio una mano e mi curo della fatica. Stella del caos muore. Non mi ricordo dove l'ho visto, che gli mettono poi in mano una lampadina e la lampadina si accende. Beh, anche nella famiglia Adams che si metteva in bocca. Fester, esatto, accendeva lampadine con la bocca. La dicono è così. Dove cacchio è? Ma te tira un po' di dadi a caso. No, 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 è importante. La difficoltà è 18. La difficoltà è 2. Ma adesso non mi ricordo dove è finito. Intanto devi accumulare potere, no? No, ce ne basta uno di base. Ma io intanto vado su Alarico e gli faccio un naturlore. Scusami, un first aid. Curvunz. Vai. Come blessing over? La difficoltà è 2 perché non ha in effetti ferite, è solo... È solo fulminato. È solo fulminato. Ma capisci, questo lo capisci subito. Non è naturale che un fulmine che ti colpisce non ti faccia nulla. Sì, sì, certo. Ale... Stella del caos. Scusami, com'è che si... E in quel momento vedi che la pietra ha assorbito la maggior parte della scarica elettrica. 3 successi, 3 vantaggi, mi curo di 3 stress e 3 fatica. Perfetto. E infatti vedi che le scritte che ci sono sulla pietra sono illuminate di una luce azzurrognola. Credo che la pietra abbia fatto da parafulmine. Scricchio un attimo. Molto interessante, te la ridò. Tienla tu. Oh no, non potrei mai, la perderei. Va bene, la prendo con le... E poi è rimasto Schulman. No, no, la prendo e poi comincio a girarmelo un po' fra le mani. Sì, beh, la riconsegniamo. Senti che è completamente fredda, come se non fosse stata colpita da un fulmine. Mastro Schulman, che ne pensate di questo interessante fenomeno? Che se la pietra è stata distrutta da un fulmine, forse il fulmine è parte del suo potere. Oh beh, anche l'altra volta aveva funzionato, ma non ero stato colpito da una saetta. Potrebbe anche essere stata creata dal fulmine e distrutta e separata dal fulmine. Il fulmine è ciò che l'ha ridotta in 4 parti. Sì, sì, sì. Quindi... Ma quindi le parti sono 5. Oh, beh, considerato il fulcro che non ero sicuro esistesse davvero, sì. Mastro Schulman, conoscete questo posto? Arcate di pietra su una strada ormai in disuso, la natura che ha ripreso il sopravvento. Ecco. Una fenditura... E una mano artigliata in luce rossa. Eccoci. Cremisi. Siamo al dunque, i PNG di Claudio che devono conoscere qualcosa. Ho paura. Però sono 5 dadi verdi, 2 dadi gialli e 2 viola. Sarà... No, beh, stavolta dovremmo aver... C'è anche una cometa. Sì, sì. Sono 2 successi, un vantaggio e una cometa. Lo sa. Archi di pietra, strada ricoperta. Certo! Come ho fatto a non pensarci prima? Le rovine di Knapp! Di che? Si trova lì l'altra pietra. No, non capite! Quello che avete visto voi è il Nexus. Ovvero dove è collegata questa? Dove questa cosa fa da tappo per il mondo dei demoni. Dove quella cosa fa da tappo per il mondo dei demoni. Quello che avete visto voi è probabilmente il passato e il futuro. I demoni... Ah! Ma quindi non sta uscendo niente? Forse stanno per tornare! O forse... la mano era grossa. Ci sta mostrando quello che è successo. E il fulmine è ciò che li ha rinchiusi. Dove sono? Non sono sicuro della magia che gli elfi hanno usato per chiudere il Nexus, ma potrebbe essere... Quindi dobbiamo andare lì? Quindi dobbiamo andare dall'elfa. Ma io non ho capito una cosa, scusate, mastro. No, l'elfa non aveva gli artigli, ma la mano infuocata. Sì, era... Siccome la magia che ha chiuso il Nexus è elfica. No, no, scusate, non interrompo. Scusa Barin. No, no, volevo solo capire se la pietra che vediamo qui ora era il tappo. Il tappo è stato tolto. Sarà stata usata come ricostruendo la stele in base anche alla pietra che mi avete lasciato da studiare. Credo che più che un tappo di per sé fosse una mappa che mostrava dove il tappo fosse stato messo. Ah, ok. In modo che forse la conoscenza di dove fosse andasse perduta e nessuno si azzardasse a riaprirlo. Quindi oppure... il sigillo c'è ancora. Beh, se no Schmatzplatz sarebbe un posto per una landa in rovina. Beh, se non abbiamo informazioni utili poi dal nostro incontro con l'elfa, Questa notte sicuramente dopo una visione del genere Mor arriverà a benedirmi e mi farà vedere il nostro prossimo passo come è stato e come sarà sempre. Comunque sì, scusami Cuthalion, ti ho interrotto ma avevi ragione, parlavi di andare dall'elfa. Sì, secondo me lei potrebbe essere legata alla magia del Nexus. In ogni caso ho un'ultima cosa da mostrarvi, oltre alla vista da sud, ma credo che in questo momento purtroppo sia... No, ma certo, torneremo anche... No, no, voi non capite, io devo mostrarvela adesso dopo ciò che è appena successo. Apre la finestra a sud, vedete solo un muro di pioggia, perché non c'è una foresta, che è una roba abbastanza grossa, imponente. Lui vi indica, è là il Nexus, a questo punto, dritto davanti a noi, a sud di Schmatzplatz. Ma non era a est la visione che ho avuto? Tu hai guardato a est e hai pensato però a dove la pietra voleva essere ricongiunta. Ah, giusto, ok. No, io non lo collego quello. Là c'è una strada ormai dimenticata. Ma non era di là? No, no, sono sicuro. Il posto che mi ha descritto si trova a sud di Schmatzplatz. O forse allora è un altro, perché io stavo guardando da quella parte. Il fulmine vi ha colpito in quella direzione, è vero. Ma la visione che avete avuto... Oh certo, la finestra a sud era chiusa, non poteva entrare il fulmine da lì. Esatto. Comunque lasciate che vi mostri quest'ultima cosa. E tira fuori un mazzo di chiavi simile alle chiavi che avete visto appese alla cintura di Ral. Che quindi capite sono chiavi che solo i maghi di un rango almeno sopra il... sono appena entrato nella torre possono avere. Quindi i maghi gli danno il passepartout quando salgono di livello. No, no, sono chiavi di casa, è per l'addestramento, sono le loro chiavi di casa, ma solo una funziona. E quindi è per insegnare la pazienza. Loro con la magia devono capire qual è. Allora, le chiavi sono molto più tipiche dei maghi del fuoco, perché in realtà rappresentano i segreti che loro scoprono. Ok. Però comunque è usanza degli ordini arcani avere qualche cosa di nascosto e proteggerlo con delle serrature che non siano un chiavistello di ferro, certo, che basta un po' di acido e viene distrutto. E sale un'ultima scala a pioli in cima a cui apre una botola con questa chiave e sale nella botola, infilando poi la testa di sotto e dicendovi: prego, venite, seguitemi. Lo seguiamo. Oh, sì, sì. Ormai mi fido del tipo, è un invasato come me. Sono della magia. E arrivate al piano di sopra. La stanza che trovate al piano di sopra è molto più simile a quello che vi aspettereste dalla torre di un mago. Perché vedete che non ci sono finestre. Il pavimento e le pareti sono molto più robuste e salde di quello che avete visto nel resto della torre, che è stato ricostruito alla belle meglio durante gli anni, e vedete che ci sono scritte arcane incise su tutte le pareti con 3 fiammelle di colore azzurrognolo, simile al colore della scritta che si è illuminata sulla pietra. E vedete che ci sono, per ognuna di queste fiammelle, c'è un piedistallo su cui andrebbe appoggiato qualcosa. E vedete che c'è un quarto piedistallo, la cui luce, c'è il braciere in cui potrebbe essere accesa, ma è spenta. E vedete che appoggiato su quel piedistallo c'è una pietra. E dalle dimensioni è un pezzo della stele che c'era di sotto, cioè di cui avete visto il disegno e di cui la pietra fa parte. Il pezzo della pietra è il pezzo di, chiamiamolo ovest, della mappa, per cui vi mostra parte del fiume e è già segnata sulla mappa la foresta dove adesso vivono uomini bestia e goblin. E quando... Chi è che ha la pietra in questo momento? Io. Barin. Quando Barin entra nella stanzetta, vedete che la pietra che è appoggiata sul piedistallo inizia a sfrigolare di corrente elettrica. No, la pietra immagino di averla nello zaino. Sì, quindi non importa dove... Quindi io prendo lo zaino e lo butto per terra. Perché ho paura che mi arrivi un fulmine stile Alarico. Più o meno la dimensione è quella di un piccolo scudo di questo pezzo di pietra. E tieni, hai appena ottenuto anche questo oggetto, no, insieme alla pietra che avete nello zaino. 7 d'ingombro. Questa è la prima parte della stele che io sono riuscito a ottenere, l'unica che sono riuscito a ottenere finora. Pensavo che non avrei mai messo le mani su un altro pezzo della stella. Voi ne avete già portato un altro e avete forse idea di dove possano essere altri pezzi? Diciamo che a questo punto mi sembra diventato abbastanza ovvio che dobbiamo cercarli gli altri pezzi. A questo punto ovvio. Credo che sia ovvio per il mio ordine contribuire alla ricerca di... Gli altri pezzi non possono più rifiutarsi di vedere la verità. Pensavano che fosse solo un pezzo rimasto qui, di qualche cosa di molto antico, ma che ormai era andato perduto. Invece le mie ricerche hanno dato i loro frutti e la mia pazienza ha pagato. Come accade a tutte le persone di buona volontà. E quindi, se voi foste... dell'idea di cercare gli altri pezzi della pietra, io manderò oggi stesso una missiva al mio ordine, in modo che loro mandino le risorse necessarie per pagare dei volenterosi avventurieri in grado di trovare i pezzi mancanti. Io no, ma i miei vicini sì. Oh beh no, io dico per lei, se qualcuno dovesse buttarla giù dalla torre, come è già successo a membri del vostro ordine. Le disgrazie capitano in tutti gli ordini, sono sicuro. Ok, sarebbe meglio imparare a volare però. Io, maestro Schulman, direi che per il momento agire in segreto è un vantaggio. Quindi non avviserei l'ordine. Avete avuto problemi con... No, ultimamente ad Aldorf tutti gli ordini magici hanno problemi, nel senso che i maghi stanno morendo per mano di assassini. Quindi io fossi in lei eviterei. E non ne capiamo il motivo. Di tirarmi addosso l'attenzione dell'assassino. Quindi per il momento manterrei tutto secondo una stretta segretezza. Capisco, capisco. Quanto a lungo pensate che debba durare questa cosa? Le mie ricerche non possono rimanere nell'ombra, voi capite. Lo so, ci ho dedicato tutta la mia vita. Sono d'accordo. Pazienza, se è lo scopo della vostra vita attendere qualche settimana, non... Ci dia questa notte e poi torneremo a dirle qualcosa. Ok, una notte posso ancora aspettare, certo, sì, sì. Io avevo preso qualche settimana. Non te l'aveva concessa. Va bene, prenderò sul serio anche le vostre preoccupazioni e vedrò di non dormire ai piani alti della torre. Stia ben chiuso e non faccia entrare nessuno, soprattutto nel suo Sancta Santorum. Qui all'interno chiunque abbia intenzione di fare qualcosa in questa stanza verrebbe fulminato. Va bene. Okay. Ho messo a buon uso la pietra. Anche fuori. Ho messo a buon uso la pietra che vedete disposta su quella... Perfetto. Va bene. Anzi, vi invito a non fare nulla all'interno di questa stanza che non sia concordato con me. No, guardi, io dopo quello che ho visto prima, in generale... Cosa pensate, maestro Schulman? Nella nostra ricerca conviene che portiamo noi la pietra o la lasciamo qui per farla studiare a lei? No, la pietra sarà il caso di portarla con noi. Beh, se può ottenerne... informazioni migliori non vedo perché, d'altra parte è la sua pietra. Sua? Veramente l'abbiamo trovata noi. È stato un mio dono da parte della signora. La vecchia? L'ho donata a Mastro Schulman. Chi meglio di lui può utilizzare quella pietra e scoprirne i segreti per aiutare il mondo? Oh Sigmar, proteggi. Mor anche. L'ha presa solo per... scopi puramente scientifici, nel caso fosse necessario a trovare gli altri pezzi sono molto ben disposto a... Pensate che sia necessaria? se è effettivamente in grado di mostrarvi dove sono gli altri pezzi della pietra. Oh sì, a me sì, in realtà. Quindi è sicuramente in questo momento più utile a voi che a me. E comunque per le vostre ricerche magari c'è bisogno di aspettare, non sappiamo come si muoveranno le acque, è meglio essere certi. E in ogni caso ne ho fatto una copia perfetta in copia carbone. Se doveste aspettare, sarebbe aspettare per la ricerca della vostra vita, sarebbe un problema? Beh, dipende sicuramente. Potrebbe essere anche a lungo se la situazione fosse sfavorevole. Avete così tanta furia? Per questo io vorrei ottenere l'appoggio del mio ordine in modo da velocizzare la ricerca. E se il vostro ordine fosse corrotto come pensiamo? Perché non credo che tutti questi maghi uccisi siano stati uccisi così direttamente. E avete delle prove che il mio ordine sia corrotto? No, lo penso. No, abbiamo solo delle prove che il vostro ordine non sa volare. Sì. Molti esseri umani hanno una sbagliata idea di noi maghi e voi nani siete in genere ancora più ferrei nel vostro giudizio nei nostri confronti. Nessuna idea, voglio solo essere sicuro prima di muovermi e vedo se aspettare potrebbe essere un problema. I maghi dovrebbero essere tutti rinchiusi in circoli, sorvegliati dai templari. Sì, elfo con la barba. Allora, ora vado di scrutinize dopo averlo messo sotto pressione. Vai, fai una prova di... Target Gail contro. A proposito di Gail, Mario prima ci faceva sapere anche che Gail in tedesco, più che in inglese che vuol dire mentire, raggirare, cose così, in Gail letteralmente vuol dire arrapato, in calore. Ah, bene. Ma i giovani berlinesi lo usano per dire cool. Ah, ok. Sono arrapatamente in calore. Quindi... E infatti quando Pietro, sei fico. E infatti Pietro diceva quando una locanda è in fiamme è perfetto perché è in calore, Invece il barbaro col martello ci chiede Schulman di che ordine è? Dell'ordine dei maghi celesti. Quindi per quello gli continua a chiedere se può volare. Scaglia fulmini come... No, più che altro vede il futuro, si occupa delle stelle, la preveggenza, il divinatore. Spendo uno mio di fortuna per attivare il mio talento e spendo uno di fortuna del gruppo perché ho imparato da Alarico a fare queste indagini improvvise. Quando ancora era Lothar. Difficoltà di Gail? La difficoltà della sua disciplina è 4 e 2 neri. Di Gail? Porca. È il confronto con la sua disciplina. Sì, sì, purtroppo. Giusto. 4. Ti rendi conto che è talmente fanatico che disciplina. Lui è solo disciplina, non voglio ha nient'altro nella vita se non. Voglio capire se è fanatico buono o fanatico male. Beh, mi sembra che ti sia andata bene anche se di poco. Ah, beh, dai. Va bene. Più di quanto sembrasse. 2 successi. Io l'ho messo sotto stress per vedere se si tradiva in qualche modo, se... No, ti sembra che lui sia veramente molto volenteroso nel portare a termine questa ricerca perché ti rendi conto che lui si è imbarcato in questa impresa. L'hai visto succedere anche con i nani, con alcuni ingegneri che si mettono in testa una cosa e finché non hanno ottenuto il risultato che si aspettano sono disposti a vendere la propria famiglia, la propria casa, la propria forgia, qualunque cosa pur di arrivare a quel punto. Ti rendi conto che lui è nella stessa situazione, lui ha fatto degli enormi sacrifici personali per non avere fino a ieri, anzi fino a oggi pomeriggio, nessun risultato pratico. Oggi l'ha avuto, quindi ha quella fregola da dire sono ormai a tanto così dal raggiungimento dello scopo. Tutto il tempo che ho investito non è stato sprecato. Era solo per capire se intuivo se c'era qualcosa sotto di losco. No. È solo molto molto motivato. Un uomo che vede il traguardo. Molto motivato a finire perché può mettere poi una pietra sopra, letteralmente in questo caso, alla ricerca della sua vita dicendo ce l'ho fatta. Avevo ragione io. Ve l'avevo detto quando nessuno mi credeva. E se poi dovesse aspettare così tanto tempo, gli allungo una mano con 5 monete d'argento in mano, gliele metto nel suo palmo, queste serviranno a mitigare il tempo dell'attesa. anche per l'ottimo lavoro che avete fatto finora e gli studi che proseguirete su questa pietra. Le vostre donazioni sono le più generose che io abbia visto negli ultimi mesi e ringrazio nuovamente lei e i suoi compagni di tutto ciò che state facendo per me. Spero di essere altrettanto utile per voi. Non si preoccupi, è una donazione esterna questa, si chiamava Dimitri. Donazione Kislev del Kislev. Anche il popolo di Kislev vi sprona a seguire questi stati. Addirittura dagli altri, dai vicini stati. Peccato che sia morto. Dettagli. Va bene, ma ok, aspetterò allora qualche giorno ancora. Vi lasciamo proseguire i vostri studi e noi prendiamo congedo. Esatto. Che ormai si è fatta una certa ora e non la vogliamo disturbare. Mi raccomando, tenete la porta chiusa. Nel caso vogliate tornare alla torre, dato che mi state mettendo un po' di ansia, forse immotivata o forse motivata, non ho ancora capito quanto effettivamente... Me lo dicono spesso. Quanto effettivamente il pericolo sia vicino, ma credo che forse una parola d'ordine sia adeguata in questa situazione. Sì. Pintus. Pensavo qualcosa di più... No, scusa, quella mi viene l'orticaria alla lingua. Infatti. Appunto non la diresti mai se non fosse un motivo. Neanche se mi ammazzano, la dico. Pensavo qualcosa più tipo... Che si può mettere in una conversazione. Il fulmine non colpisce mai due volte. Ce l'ho. Il corvo zuffola. Il corvo zuffola. Il corvo zuffola. Non ne capisco la motivazione, ma se per voi ha un senso... Okay. Beh, certo, il corvo zuffola. Va bene, certo, il corvo zuffola. Qualcuno la scriva, perché se no rimaniamo la prossima volta fuori dalla torre. Com'era la frase? No, mi spiace. Il merlo cinguetta, fulmine dalla tettoia. Esatto. Il corvo zuffola, brutto bruciaceo. Non era il merlo quello? No, ma tu pensavi fosse un corvo all'inizio, quindi avevi detto il corvo zuffola. È un Cuthalion che è rimasto di sasso, che non sapeva cosa dire, esatto, in mezzo al discorso. Esatto. Va bene. Beh, è una cosa talmente strana e estroversa che penso che nessuno avrebbe mai in mente di dirlo. No, questo è senza dubbio. Perché non so neanche cosa significhi zuffolare. Sinceramente l'ho sentito dire una volta da Alarico, non bastato. Beh, sì, capisco il vostro punto. Effettivamente considerate le circostanze, parlare di fulmini potrebbe essere troppo semplice. Sì. Va bene. Mastro Schulman, grazie. Io devo ringraziare nuovamente voi. Ci vediamo tra qualche giorno. Spero il prima possibile. Sì. Abbiamo anche noi a cuore l'esito delle sue ricerche. D'altronde, se no, non l'avremmo finanziata. E di questo, come sempre, mi sono grato. Lasciate che vi conduca alla porta. Andiamo. Ringrazio. Alarico? Smetti di messaggiare. Andiamo ai giardini di Mor. Sì, andiamo. Andiamo. Non dovevamo ripassare dalla taverna qui. Che ne sono? Ormai è ora di cena. Prima cena, poi giardini. Io non ci vado ai giardini senza cena. Vabbè, allora andiamo in taverna a cenare. L'ho pagata, scusa. Va bene. E anche il tuo sovrapprezzo ho pagato. Sì, mi ricordo. Quello che mi ha detto, non ho soldi. Dopo il primo abbordaggio vedrai che saprò ripagarti. Sono anni che lo dice. Si fa puttana. Esatto, è da quando più o meno sono entrato alla taverna che faccio debiti dicendo questa cosa. Schulman vi riconduce alla porta d'ingresso della torre. E una volta che siete usciti sentite che si premura di richiudere tutti i chiavistelli della torre. Bene. Ci avviamo verso... Direi che, visto che la pioggia fa sempre peggio... Sì, no, vedi, l'avevo detto giusto, è il merlo che zuffola. Avete detto il merlo? Errore mio. Ma adesso è il corvo zuffola. È la vostra parola. Infatti di solito dovrebbe essere gracida. Gracchi al corvo, giusto. Ma tanto zufola non penso che sia. No, ma nessuno ha zufolato. No, però il gufo bubbola. Ma non zufola. Il gufo. Mi piace. Sì, no. Esatto. E ci dirigiamo verso la Thunder Wave e la birra. Thunder Wave è come... No, Thunderwater. Thunderwater è la locale, Thunder Wave è la birra. Bombisce. L'ape e il calabrone. Va bene. Ronza o bombisce. Questo è cammello bramisce. E questa perché è... se la mucca fa bu, il merlo non fa me. Questo è zufola. Alarico è partito, no? E sto elencando i versi degli animali. Tutti, per cui è partito ape... bombisce. Vuoi fare il verso di tutti gli animali? Adesso parte con la vecchia fattoria. Il cammello gramisce, qualcosa del genere. Old Herr Schulman had a farm. Esatto. Mamma mia. Viva Mor. Andiamo a mangiare la canzone. L'animale è morto. Viva Mor. Ed erano i versi degli animali che morivano. Ah. La locanda si è calmata, nel frattempo non c'è più nessuno fuori e dentro sentite di nuovo il tipico cacciare da locanda, no? C'è qualcuno che suona qualcosa dentro, sono loro, gente semi ubriaca che canta ai tavoli seguendo la musica. Quindi l'hanno riaperta, non è mai stata chiusa, hanno chiuso solo la parte delle stanze da letto. E seduto a un tavolo in un angolo un po' all'ombra e lontano dalla gente che animatamente sta bevendo e cantando, c'è Olaf. Mastro Olaf! A voce alta appena entro. E appena entri lo saluti, lui butta giù la birra che aveva davanti. E mi avvicino al tavolo. Perfetto. E fa segno al locandiere di portargli un'altra. Cazzo, è la mia unica debolezza. L'alcolismo. Pensavo all'Arico. Quindi, che avete scoperto? Che abbiamo una missione. Ci sono demoni che sono spuntati, spunteranno, forse stanno spuntando. Nexus. Nel luogo del... Tanto lui non è capace a fare i tiri, quindi farai 3 comete del caos con un viola. No, 3 comete del caos. È vuoto, ma non ho idea di cosa stiate parlando. Ragazzi, un fallimento e uno svantaggio. Allora, per fargliela breve, il nesso. Qual è il nesso di tutto questo discorso? Il nesso di tutto questo discorso è che molto probabilmente nella foresta adiacente alla città io partirei da prima. Ci sono dei demoni. Addirittura. Il significato di questo pezzo abbiamo trovato solo un mutante. Ok. Del nesso. Va bene. Il pezzo di pietra che abbiamo trovato in testa alla mutante fa parte di un'antica stele elfica. Questa antica stele elfica è il tappo per un portale di collegamento tra il mondo dei demoni e il nostro mondo. Se ho capito bene, indica la posizione del tappo. Esatto, indica la posizione del tappo. Nexus, ecco. Qualora noi non controlliamo che il tappo sia ancora lì, è probabile che i demoni e il caos arrivino direttamente alle porte di Schmatzplatz. O almeno la donna mutante che era in compagnia dei Kisleviti. Al 90% presuppongo che la donna la tenessero per farle avere delle visioni. Sì. A questo punto, visto lo scopo della pietra. Esattamente. E qualcuno sta utilizzando, nella peggiore delle ipotesi, questa pietra per scoprire qual era l'ubicazione di questo Nexus. Esatto. Per favorire l'ingresso del caos. Proprio per aprire il portale dei demoni. Esattamente. E quindi aumentare anche il livello di mutazione nel mondo. E lui si scrocchia il collo mentre gli dite mutante, mutazione, perché già gli sta salendo la fregola. Già c'è Alarico. Esatto. Di cui tra l'altro il barbaro col martello ha trovato un senso al perché Pintus l'abbia preso in locanda. Perché avere Alarico nelle locande fa aumentare le birre bevute, anche se non si sa come mai. Esatto. Apparentemente è nervoso. Per quello abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto io e Pintus. Esatto. Certo. Non prendo soldi, gli faccio aumentare gli affari. Se qualcuno muore perché ha cucinato qualcosa di male lo posso aiutare. Poi è l'unico che puliva. Sì. È vero, era l'unico che puliva. Quindi capisci, Olaf, che la situazione... Fumble è contro la schiavitù, siamo chiari. Ma a favore della birra. Ma non Pintus. No, non Pintus. E in poche parole dobbiamo di nuovo, a quanto pare, ci sono persone più importanti di noi ma più occupate per salvare il mondo. E aggiungo che siamo stati inseguiti da un'elfa. Un'elfa? Sì, la quale l'ho beccata lungo le strade. Ci ha dato questa mappa e non so chi ce l'aveva. L'elfa è quella a cui hai mostrato il tuo medaglione da cacciatore di streghe? No, non gliel'ho mostrato a lei il medaglione da cacciatore di streghe. E che cosa sarebbe questa pietra? E vedi che la sta tenendo a testa in giù dall'altro lato. No, si può sempre fare affidamento sulle tue percezioni e conoscenze. Mamma mia, che coglioni. Porca puttana, per quello si è salvato. Lui è bravo a fare una cosa: sparare ai mutanti. Esatto. Ma va bene, farò il cervello di Olaf. Gli giro la pietra in mano. E no, il posto sarebbe questo. Ha detto di incontrarci ai giardini di Mor. Oh, volete vedere un trucco? E allungo la mano per prendere la pietra. Lo lascio fare perché non so che cosa vuole fare. Beh, molto probabilmente voglio tipo prendermi un fulmine in faccia. No. Tu stai guardando la mappa di pietra. Ah, quella pietra. Non la pietra. Ma la mappa di pietra che ci ha dato la tizia è effettivamente una pietra o è una mappa che raffigura una pietra? No, è un pezzo di pietra. Ah, è un pezzo di pietra, che avevo capito fosse un disegno che raffigurava tipo quello che ha fatto il tizio. No, è proprio un pezzo di pietra su cui è stata incisa una mappa. E vi sembra abbastanza... Beh, noi siamo antica. Qui. Sì. Noi abbiamo appuntamento con questa donna che ci inseguiva ai giardini di Mor. Sì. Non mi è sembrato il caso che si sarebbe potuto estorcere informazioni da questa persona in mezzo alla città. Ah, sì. Guarda. No, in mezzo alla città, ok. Forse è il caso che io vi segua da lontano in modo che se succede qualche cosa, esatto, io sia in grado di intervenire. E se si avvicina a Barin, e poi sarò lontano da Alarico. E se ci sono demoni? Ma un colpo di pistola anche ai demoni non si rifiuta mai. Anche due. Mi sembra un ottimo modo di affrontare la situazione. Forse i demoni reagiranno a differenza della vecchia. Ma i demoni cosa possono fare di fronte alla gloria e lo splendore di Mor e di Sigmar e Sciaglia? Perfetto, io faccio tre passi indietro, tanto sparo dalla distanza. Anch'io lascio lo splendore lavorare per me. Ciao splendore. Esatto, ciao splendido. Ciao grandissimo. Sigmar in persona in sogno mi ha mostrato come evocare le comete da lui nominate. Potremmo usarle contro allora in prima linea a tirare martellate con le comete. Esatto. Vabbè, mi sembra sensato. Certo. Mi sembra un buon piano a stomaco pieno. Sì, a stomaco pieno. Ottimo, vi preparo qualcosa e vado dentro la cucina come se fosse mia. No. Io lo lascio andare. Mi vado alla locanda di Pintus, prendo, vado dietro il bancone e inizio a entrare, faccio per entrare in cucina. E quindi che appena fai per entrare in cucina la locandiera, che ti rendi conto che la proprietaria è una donna, ti guarda e fa: buonasera, cosa posso portarle? Oh, ma mi preparo qualcosa da solo, non si preoccupi, problema. Lei vada a sedersi, ci pensiamo noi. No, ma si fidi, posso... No, io le assicuro che è meglio così. Ma l'ho già fatto. Anch'io l'ho fatto, molte più volte direi sicuramente. Alarico, ho pagato perché ci servissero da mangiare. Alarico, abbiamo pagato per non mangiare il pattone. Ormai è tardi, non ci rendono i soldi. Ok, posso darvi una mano a pulire? Beh, quello sì. Ecco, sapevo, quello non si rifiutava. Esatto, non pulisce nessuno. Quello non si dà mai. Lo standard, in queste taverne non cammini, scivoli. Oh, cosa c'è di buono da mangiare stasera? Un coboldo qualunque dice: gatto! Con del topo per contorno, risponde. Ah, buono. Il barbaro col martello. Buoni gas. Beh, questa sera c'è un piatto tipico di Schmatzplatz. Coniglio? Kraut? No, salsiccia di cervo con lenticchie e pomodoro. Ah, vabbè. Si trattano bene a Schmatzplatz. Va bene, mangiamo. Fanno un cazzo tutto il giorno. Io loro vanno a pulire nel frattempo che loro mangiano, poi mangio qualcosa. Oh, non si preoccupi, ci sarà da pulire più tardi quando la taverna chiude. Oh, ma io ho tempo adesso e continuo a pulire. Se non mi dà niente. Guardi, non si vince, lo lasci fare. Ah, beh, è meglio una pulizia adesso che nessuna pulizia dopo tutto. Sì. Voi siete tutti cacciatori di streghe? Lascio rispondere Olaf e lo guardo. In Olaf un certo senso il cappello più in basso e continua a bere facendo finta di nulla. Beh, Barin ha un simbolo. Sì, però dice che non è un cacciatore di streghe. No, infatti non lo sono. È solo un orario. Ah, beh, comunque è un grande onore. Beh, sì, è un orario. Onorario, onore. Credo che mi stiano chiamando dalla cucina. Ma e si mette a bere. Non ha mai toccato dell'alcol nella sua taverna. Prende un bicchiere dei nostri. Wow. Era astemia. Stavo ridendo troppo per dirlo. Alarico, vai avanti ancora un po' e poi gli freghiamo le borse. No, no, non voglio sentire certe cose. Ci dormiamo qui e ho pagato per 3 giorni. Fallo l'ultimo giorno. Ah, non siete abbastanza pirati. No, sono molto di terraferma io. La salsiccia vi rendete conto che è bella speziata, quindi probabilmente è una salsiccia di qualche giorno fa. Però, tutto sommato... C'è un verme in mezzo. Tutto sommato... Beh, è una salsiccia. Visto i soldi che avevamo a partenza... Sì, sì, no, no, no. Visto certo. Il bastone che avete mangiato mentre andavate verso la locanda. Direi che questo è comunque un notevole passo avanti. E... niente, mangiate, vi viene anche da bere. Poi andiamo dove c'è l'elfa. Inizia ad arrivare la notte... e sentite la pioggia fuori che inizia a essere sempre più scrosciante. Vi aspettereste, nonostante sia autunno inoltrato, praticamente inverno, che sì, effettivamente magari piove per parecchio tempo, però non sempre di più. Piove un pochino, poi piove un po' di meno. Qua invece sta diventando sempre in escalation, sempre di più. Anche i tuoni si fanno un po' più potenti e sempre più spesso si sentono dei tuoni. Però, nonostante tutto, uscendo da Schmatzplatz la notte, nessuno vi domanda dove state andando. Vedete che le porte non vengono chiuse durante la notte, anche perché appunto i cannoni sono più che sufficienti a tenere lontane le minacce più impellenti. Io lo guardo con un attimo di fierezza il mio cannone. Oh, come l'ho fatto bene! E la strada verso il giardino di Mor è proprio indicata anche con i cartelli. C'è una bella strada non lastricata, però usata spesso, perché comunque è il cimitero della città. Vi rendete conto che tutti i morti vengono portati fuori e Barin, che anche Cuthalion l'altra volta avevano fatto dei tiri di storia abbastanza alti. Sapete che parecchio tempo prima, qualche centinaio di anni fa, durante le guerre dei vampiri c'era stato un problema a Schmatzplatz con non morti e cadaveri che si erano rianimati. Quindi da allora sono stati portati tutti fuori e il giardino di Mor di Schmatzplatz è un giardino con 12 metri di muro di pietra intorno, in modo che qualunque cosa succeda loro stanno là e noi stiamo qua. Trump, esatto, hanno costruito il muro intorno ai non morti. Ci mettete una mezz'oretta abbondante perché siete un po' rallentati dalla pioggia, però in mezz'oretta arrivate al giardino di Mor. Che bello. No, il barbaro col martello è in pari. Come ho fatto bene il mio cannone, con solo una manovra potrei distruggerlo. Che è vero, c'è un difetto strutturale lasciato nel cannone. Che ci devi arrivare. E il giardino di Mor vedete che appunto è circondato da dei muri molto alti, molto austeri. Che bello. Sentite questo odore di santità. Io sento più odore di cadavere, però va bene. Tutti i preti di Mor guadagnano un bianco in più quando fanno benedizioni e non hai penalità per invocare le benedizioni e il curry favor nello stesso turno. Ah, proprio spam, quindi. Già. Già, già. Commenta ogni round. Sì, vabbè, non esageriamo, eh. Beh, sì, io di solito non la lancio spesso perché dovrei tirare 4 viola. Ma è una benedizione la cometa? No, sì, sì, è un blessing. Poi non è di Mor, però. No, però esatto, sì, non è di Mor. Però costa più favore di quanto ho, quindi dovrei per forza fare carry favor per lanciarla. Dunque, come tutti i templi, giardino, cimitero di Mor, non c'è una grande vita, soprattutto perché è notte. Però vedete che il cancello è chiuso e davanti al cancello vi aspetta l'elfa. O almeno vi sembra l'elfa perché è una figura incappucciata, però le dimensioni sono quelle. Facendo 2 più 2. Io mi avvicino. Credo tutti si avvicinano. Sì, sì. Lei vi fa cenno con la testa. Buonasera. Buonasera, speravo che sareste venuti. Ci sono molte cose di cui dobbiamo parlare. E noi siamo qua. Magari entriamo? Hai il coraggio di entrare? È un prete di Mor, si sente a casa qua. La guardo non capendo quello a cui si riferisce. Anche l'elfo prende una fiaschetta dalla tacca. No, ma genuinamente con lo sguardo di sì, sì, non capisco cosa stai dicendo. Ho capito, ho capito. E quando la guardi non capendo fai un tiro di osservare. Temo che difficoltà? Tu apri la porta. La difficoltà è 2. Esce un'orda di morti viventi. Magari. Sono pronto. Poi dipende quanto è grossa un'orda. 2 fallimenti e 2 vantaggi. Ah, beh. Allora, non vedi e non senti nulla di particolare, però ti vedi che lei è veramente molto tesa all'idea di entrare dentro. E come tutti, quindi mi avvicino per la porta per entrare. E vedi che lei proprio si mette in mezzo e ti dice: non è il caso di entrare così sfacciatamente in questo posto. Continua a parlare come se non capissi che... Non credo sia affatto che... Sono sicura. Parliamo la stessa lingua? Sì, parliamo la stessa lingua e sono sicura che voi abbiate avuto modo di parlare anche con quel mago, quello sì, che sta alla torre. Quindi dovreste... Brava avere... persona, ottimo studioso. Ottimo studioso, forse non ha ancora ben capito qual è la portata di ciò che sta studiando. Beh, qualche miglio dobbiamo andare a sud. Intendo dire che forse non si rende conto di che cosa potrebbe portare la scoperta di ciò che sta ricercando. Infatti ho cercato di fermarlo per il momento. Lui lo sta facendo in buona, forse ottima fede. Non mi preoccupo di lui in quanto persona, ma il potere che potrebbe risvegliare se qualcosa andasse storto è qualcosa che nessun mago dovrebbe avere la possibilità di toccare. Lei davanti a me? Sì. Le metto la mano sulla spalla, lo guardo, dico: noi siamo qui apposta per evitare che qualcosa vada storto. E infatti è per questo che siamo qui a parlare. Una delle pietre che quell'uomo sta cercando... Ma siamo all'aperto? Sì. Siete davanti. Non dovevamo entrare perché la pioggia non voleva parlare prima? Non voleva parlare in città. Non voleva parlare nei piccoli cittadini. Non capisco però, compagno Cuthalion, compagno Barin, perché non entriamo? Perché credo che questo sia un posto dove hanno sigillato dei non morti. Sentiamo dove la signora... Sentiamo quello che la signora... Ma ha motivo in più per entrare. Riportiamo le anime di qualsiasi creatura ci sia qua dentro. Facciamola parlare, poi entriamo e facciamola girare. Fra un po' ti faccio come i cani quando gli lanci l'osso. Ti faccio divertiti e io parlo con lei, eh. Tu vai pure a disseminare morte fra i non morti. Io vorrei far parlare lei. Almeno ci dice perché dobbiamo fermare questa persona e come possiamo farlo, che cosa si rischia se proseguiamo. Non ha detto che dobbiamo fermarla, ha detto che quello che sta studiando potrebbe essere pericoloso se dovesse essere fatto in maniera errata, giusto? Non è un modo un po'... Ma non può essere lungo fatto... per dire fermare? Ma non è possibile che sia fatto in maniera errata, ci siamo noi di mezzo, noi non possiamo sbagliare. Voi non siete maghi e per questo motivo io sto per rivelarvi alcune cose che per un mago potrebbero essere difficili da capire, soprattutto per uno che ha dedicato la sua intera vita alla ricerca di questa precisa cosa. Una di quelle pietre che state cercando e che anche Schulman sta cercando si trova all'interno di questo cimitero. Ottimo. Il problema è che ricostruire la pietra non significherebbe solo identificare con precisione il Nexus, di cui sono sicura che voi abbiate già avuto modo di sentire il nome. Sì. Si dice nesso. Non in elfico. E, possibile. Possibile. Se dovesse essere ricomposta la pietra, l'energia che era chiusa al suo interno sarebbe in grado, se usata da un mago poco abituato a gestire delle energie così potenti, cioè non un mago elfico, per fare l'esatto opposto per cui è stata creata la pietra, e cioè stappare invece che tappare. Esatto. Beh, ma per quello la prenderemo noi una volta che sarà completa, gli permetteremo di studiarla. Senti, ma se invece non la completiamo e basta? Ma Mor ci ha mandato a completare la pietra. Qui c'è il problema. Io sono combattuta tra due forze che vanno nella direzione opposta l'una all'altra. Da una parte è necessario ricostruire la pietra perché qualcuno performi nuovamente il rituale. Dall'altra parte devo trovare un mago abbastanza potente e abbastanza in pieno controllo delle proprie capacità. Compagno Ral! E ti sembra in controllo delle sue capacità? Sì? No! Come no, hai incenerito quel... appunto. Magari una gradazione ogni tanto, Solo un mago elfo credo che sia in grado di gestire tutti e 8 i venti del caos contemporaneamente. Voi umani non avete abbastanza pazienza e intelletto per raggiungere certe vette, purtroppo. Sono sicura che il vostro compagno sia in grado di confermare le mie parole. No, non è un mago. È un elfo, è più che sufficiente. Temo di un po' razzista. Beh, scusa, Sì, lasciamoglielo un briciolino di razzismo, povero Cuthalion. Glielo concedo. Temo Alarico che purtroppo abbia ragione. Io non sono un mago, però di sicuro la magia degli elfi è nettamente più potente e controllata di quella degli umani, che è un po' più caotica. Beh, l'hanno insegnata loro. Non sono allora dei grandi insegnanti. Abbiamo creato 8 ordini proprio perché voi umani non siete in grado di gestirne più che uno alla volta, e ogni non riescono a gestire neanche quell'uno alla volta. Avete insegnato proprio male. Questo perché era necessario farlo e io non sono mai stata d'accordo con... Voi siete una maga? Sì. Beh, potreste usarla voi la pietra? No, purtroppo. Se se ne riteneva in grado. Solo un arcimago sarebbe in grado di farla. Io purtroppo non mi posso fregiare di tale titolo. Conosco arcimaghi elfici a Aldorf? No. Cioè senza neanche tirare, no, non esistono di arcimaghi elfici ad Aldorf. Dovreste andare tipo ad Altuan, nelle terre degli elfi, e cercare. Perché lo troveremo. Prendere la residenza in una città in cui ti sputano tutti. Credo non è esattamente... che in questo momento tutto questo sia inutile. Noi abbiamo avuto da Mor stesso delle indicazioni su quello che dobbiamo fare. L'unico errore che può essere è nella sua interpretazione. Ma di solito non sbaglio mai. Quello che vorrei essere sicura passi in questa notte tempestosa è che io non sono contraria al ritrovamento della pietra. Anzi, vorrei darvi una mano, almeno nel recuperare la pietra che si trova qui dentro. Ma è di primaria importanza per me che questa pietra non venga usata da un mago così obnubilato e accecato dalla propria ricerca da non capire che cosa ha per le mani. No, addirittura. Secondo me sta sottovalutando molto, Mastro. Secondo me voi state sopravvalutando. No, no, secondo me ha ragione l'elfa. Ma non la conosci? Non è stata gentile? No. Mastro... come si chiamava? Schulman. Schulman è stato gentile, disponibile. Sì, però Alarico tu l'hai visto. Noi abbiamo avuto l'illuminazione della torre, non abbiamo mai visto quest'elfa. Ho capito, però tu l'hai visto, l'hai visto. Io l'ho visto. Schulman quando ha dimostrato di poter arrivare vicino alle sue ricerche è diventato improvvisamente molto meno controllato. No? Beh, era solo contento. No, non era solo contento, era bramoso, che è una cosa diversa. Scusate, mi raccolgo le chiavi che mi sono cadute. Le chiavi della locanda di Pintus. Della locanda di Pintus. Ecco dove erano finite. Non era contento, era bramoso Alarico. Era bramoso. Beh, buon per lui. No, non buon per lui. Io quando sono bramoso non ragiono. Non sono convinto. Tu hai troppo fretta nel ragionare. Esatto. Però io ho una domanda forse peggiore. Perché siamo qua? Della serie. Noi abbiamo cominciato a investigare sui 6 omicidi. Esatto. La domanda è cosa c'entrano Schmatzplatz con Aldorf. Sì, e soprattutto cosa c'entrano in questa storia quelli che hanno il tatuaggio del corvo. Già. Non posso rispondere alla vostra domanda su tatuaggi e corvi, ma... da quello che ho potuto capire osservandovi e ricevendo notizie dalle città più vicine, credo di potervi rispondere sul che cosa c'entrano quegli omicidi ad Aldorf. Un passo avanti. E in questo prima vorrei solo dire di fare un po' d'ordine l'ultima visione che mi è stata fornita dal grande e potente Mor è stata quella della torre, dell'orologio. E della freccia che ha fermato... E la freccia che ha fermato la distruzione. Tra l'altro ricordati la freccia elfica. Era più un giavellotto. Non ricordavi bene, me l'ha descritto sia come un giavellotto, come una freccia, ma la freccia aveva più senso. Beh, comunque quella è stata l'ultima visione di Mor. Le altre visioni, i 4 fulmini sulla torre e l'altra sono stati causati dalla pietra. Io mi fido ciecamente dell'Altissimo... Signore delle anime, ma non sicuramente di un oggetto. Allora ti puoi fidare di quest'elfa, visto che la visione è collegata a Mor. Voglio prima sentire cosa da dire. Voi avete idea di quali siano gli 8 ordini? Corretto? Non li so elencare, ma so che sono 8. Sapete che ognuno che ognuno di questi corrisponde a uno dei 20 del caos. Del caos. Che dà vita alla magia in tutte le sue forme. Esiste un ordine che li usa tutti e 8? No, esistono maghi che cercano di turbare l'equilibrio e usare questi venti per scopi non esattamente puri e che vadano oltre ciò che un essere vivente dotato di buon senso dovrebbe fare. Oh sì. Alcuni di questi lo fanno alla ricerca di potere, alcuni di questi lo fanno alla ricerca di ricchezza, altri lo fanno perché sono folli, ma i più pericolosi nella mia esperienza sono quelli che lo fanno per vendetta. Beh, non sempre la vendetta è una cosa sbagliata. È una cosa sbagliata quando la vendetta trascina nella distruzione, nella disperazione centinaia, forse migliaia di innocenti. Tutti dobbiamo morire. Sì, senza dubbio, non alle mani di un esercito di creature del caos in grado di invadere nuovamente le terre del vecchio mondo, come già è successo migliaia di anni fa, e che noi abbiamo dovuto rispedire indietro, dando a voi umani e ai vostri compagni nani gli strumenti per riuscire. Ad ogni modo, non importa chi sia riuscito a sconfiggere chi in questo momento, ma qualcuno ha deciso di farla pagare ad alcune persone, cercando di risvegliare un potere che sia in grado di plasmare il mondo secondo la propria volontà e i propri desideri. Igon. Desiderio, è di quinta edizione però. No, è della 3.5. Sì. Igon. Dove? No, non dove. Qualcuno sta cercando di usare un potere per i suoi desideri. Igon. Che non sa ma Igon ha solo preso come. 3 mutapietre. Per il resto non ha fatto altro. Forse è qui che vi sbagliate. Conoscete questo Igon? Non lo conosco di persona, ma ho sentito il suo nome saltare fuori in diverse conversazioni. A quanto pare sapete molte cose. Voi siete? Non penso che mi sia sfuggito. È la Drell. Storia o qualcosa sul nome? Ah, dunque, se è vero, chiaramente. È un nome elfico, è un nome elfico. Certo. Questo te lo può confermare Cuthalion senza... Cioè education? Senza niente. Puoi fare un tiro di education, ma dato che non sei un mago, la difficoltà è 3 più 2 neri, perché se tu non fossi un mago i 2 neri non ci sarebbero, dato che lei è una maga, magari nel mondo magico è famosa. Ah, lei è una maga. Vediamo quanto è famosa. Due fallimenti. No, sei solo sicuro che sia un nome elfico. Cuthalion, sono sicuro che sono un elfico. Cuthalion tira un solo nero se vuole farlo. Sì, provo. Perché è vero che lei è una maga, però comunque essendo un'elfa, magari tra gli elfi è famosa a prescindere dal suo essere maga. Nani peggiore no? Nani come gli umani. Nani come gli umani. È un'offesa. Sì. Hai fatto una clessidra, quindi in questo momento sentite anche la pioggia che inizia a cadere ancora più pesante, il vento si alza ancora più furioso di entrare e uccidere quello che c'è dentro. Quindi hai detto due viola e un nero. Un nero in questo caso. Sì. Perché non sai magari molto di maghi, ma di elfi. Altra clessidra. Sì. Allora devo ritirare il giallo, questi due si annullano. Direi che comunque hanno 3 successi. Sì, però magari se viene il vantaggio mi levo anche lo svantaggio. No, un altro successo. 4 successi e uno svantaggio. Non è una maga estremamente famosa, però è l'allieva di un mago molto più famoso di lei. È uno di quei maghi che si è allontanato dalle corti elfiche per cercare di aumentare la capacità degli esseri umani di controllare la magia, perché è preoccupato dell'uso cretino che stanno facendo, del potenziale distruttivo che un umano, nonostante l'indottrinamento degli ordini, possa avere. Lei è la sua allieva, sai che è parecchi anni che se ne sono andati, almeno una cinquantina d'anni che vivono qua e là tra le città umane, cercando di mettere pezze dove possono, di nascondere cose che ritengono che un essere umano non debba trovare. Ok. Razzisti. Condivido il dato, gli dico. Lei e il suo maestro stanno facendo un favore all'umanità. Oh. Capisco. Quindi ci possiamo fidare? Tra l'altro, come dice una delle voci nella testa, se non lo sapevate, le orecchie degli elfi sono antenne per attirare la magia, mentre la barba dei nani è per attirare le sfighe. O anche senza la F. Perché? Senza la S. Le sighe. Le sighe. Le sighe. Cioè, le sigarette. C'è bello zio, ma ce l'hai una siga. Va bene. Oh. Grazie Alarico per queste perle. Esatto. Sta cominciando a bere anche Claudio. Sta iniziando a diventare Alarico. Ma anche i non morti, come giustamente faceva notare, stanno iniziando a bere. Il barbaro col martello stanno iniziando a bere perché non ne possono più nemmeno loro. Esatto. La cosa preoccupante è che Roberto si sta veramente trasformando in Alarico. Cioè, c'è qualcosa che non funziona. O funziona troppo. O funziona troppo. Beh, quindi... E la... Andiamo? Ah, quindi non volete sapere nulla di ciò che sta succedendo? No, no, io voglio saperlo. Sì. Lui che entra in gamba tesa. Di cosa stavamo parlando? Che cavolo sta succedendo? Questo è un troppo di Mor stanno morendo. Questo Igon di cui avete sentito il nome, io l'ho sentito in molti circoli e con a volte dei nomi diversi, ma sono sicuro che uno di questi nomi ricorderà qualcosa ad almeno uno o due di voi. Steinberg è un nome che vi dice qualcosa? Inizia per S. Inizia per S. Star. Chi è? No, un nome che avevo sentito tempo addietro. No, non mi dice niente così su due piedi al momento. Faccio un check di raggirare. Perché raggirare? Perché in realtà a te dice qualcosa. Se non te lo ricordi, ha un buco Simone. Ha un buco Simone. È un altro discorso. Abbiate pietà, ha un buco Simone. Steinberg è il tizio che vi voleva morti. Ah, Dio, il sì. Conte. Il Conte. Luca. Sempre il titoli nobiliari anche lì. Ah, il barone. Il barone? No, è sempre un duca. 7 puntate. Sì, sì, il principe Steinberg. Il principe Steinberg è un duca. È duca, non il conestabile. Esatto. Il siniscalco Steinberg è un duca. Dai. Quindi, ora, dato che tu Simone lo sai, lo sa anche Barin, vedi tu cosa vuoi cavarne fuori. Sì, l'ho sentito nominare, è un duca se non sbaglio. Oh, l'ho sentito anch'io. Non era per caso un giovane iroso? Quello era suo figlio. Oh, forse allora conosco quello. Noi stiamo facendo tutta questa fantastica conversazione mentre viene giù lì. Ormai tanto saremo fradici come lo schifo, quindi... Beh, lei ha la cerata. Anch'io il mio fratello cerato. Io no, io ho una veste del cazzo. Sì, anch'io. Io... Sei vestito in babbucce. Esatto, non io sono mai andato a ritirare... Oggi le in pelle e a ritirare tutto il vestito da novizio. Ce l'avevano la cerata, ma non sei andato. No, no, io la cerata l'ho presa perché sennò si... Io sono vestito come Aladdin, ma in Germania praticamente. Io sono vestito invece tipo padre Maronno. Freddo porco. E se poi te ne... Io sono vestito tipo padre Maronno. Cioè come sei adesso più o meno. Sì, però è solo la veste di sotto per il tenuto. Baucica uomo. Sì, l'avevo sentito di parlare di questo duca. Questo duca pare che stia cercando... Non era un barone. Stia cercando il modo per riportare suo figlio a una condizione ideale, cosa che nessuno è riuscito a fare fino ad oggi, e credo che nella disperazione si stia dedicando a cose che non dovrebbero essere... Il figlio, quello che hai rovinato tu, tra l'altro fuori dal gioco lo sto dicendo perché non... Io non l'ho rovinato, ne ho preso troppo assieme, Sicuramente io gliel'ho venduta, quindi sicuramente... Hai detto che aveva altri nomi? Sì, ha altri nomi. Alcuni dei suoi nomi sono Franz, alcuni sono... Ok, niente che conosciamo. No, vi dice una serie di nomi tutti molto tedeschi. Io li appunto tutti. E bene, ora parte del rituale che concerne il Nexus riguarda il sacrificio di qualche cosa di legato a ognuno degli 8 venti del caos. Credo che quello che sta facendo sia uccidere uno per uno i maghi dell'ordine con ciò che identifica il proprio ordine, in modo che il sacrificio sia più sentito. Una volta che avrà ucciso 8 maghi e ne porterà il sangue sul Nexus, se la pietra è stata ricongiunta e il rituale è stato fatto correttamente, non ci saranno problemi. Il sigillo reggerà e il suo incantesimo sarà inutile. Nel caso la pietra sia ancora persa o il rituale sia andato male. Quindi infine è una corsa contro il tempo? Temo di sì. Anche se, da quel che mi pare di capire, gli ultimi 2 ordini che gli mancano sono abbastanza difficili da uccidere con le proprie armi. li abbiamo anche avvertiti per tempo di quello che avevamo scoperto ad Aldorf. Però e questo potrebbe darci un certo vantaggio. Lo spero. Non una certezza. No. No, no, spero di aver guadagnato tempo. Speriamo di aver guadagnato tempo. Come possiamo agire quindi ora? Ci vuole un arcimago, quindi. Pericolo, distruggere. Ti si è attivato il sensore all'improvviso? No, ma se c'è un occhio rosso. Se dentro ci sono dei non morti, cioè, Tomb Tomb è mia missione. Tomb, bellissimo. Tomb Tomb è mia missione principale, superiore a qualsiasi altra pericolosità ci sia su queste terre, annichilirli e far tornare le loro anime sofferenti a Mor. Ah, capito, sono lì, vai. No, bene, apro la porta. La porta non è chiusa e ti rendi conto che dentro non ci sono non morti che stanno vagando per il cimitero. L'elfa però ti allunga una mano sulla spalla e ti dice: questa pietra ha una particolarità, viene colpita spesso dai fulmini. Anche questa? No, non così spesso. E in quel momento cade un fulmine al centro preciso del... Beh, del giardino. No, però abbiamo visto che questa pietra fa da parapulmine. Se dico, volete andare avanti voi. Io me la metto, me la rilevo in fronte. No, no, lasciate. Io nel momento in cui lui la fa così, io mi lancio. No, non la voglio usare concentrandomi, ma me la rilego in fronte. Però lui la usa come parapulmine. Sì, sì, io mi lancio da una parte. Ma tanto si cammina lui verso il pietra. Sì, ho capito, però. Mi lancio minor ward. Ok. E poi entro. E mentre vi avventurate all'interno del cimitero di Schmatzplatz. Sì, avventura. Esatto, io sono rannicchiato. Vorrei ricordarvi che se muoio io nessuno vi cura la sanità, le ferite. Ah sì, perché... Ma non le prendono nemmeno le ferite. Esatto, occhio e croce. Olaf è a strusciare un maglione contro una bacchetta di plastica per attirare i fulmini. Esatto. Quello che avete ascoltato era Fumble e abbiamo giocato a Warhammer Fantasy terza edizione. Se vi piace Fumble potete diventare soci di QWERTY o fare una donazione, come hanno già fatto in tanti questa settimana. Anche fisica. Anche fisica, con le birre che arrivano direttamente da Schmatzplatz. Schmatzplatz, Gail. Queste arrivano più probabilmente da Alexanderplatz, che almeno è un posto vero che esiste a Berlino. Bellissimo. Non credo ci siano birrerie artigianali, ma non importa. Se volete fare una donazione potete scrivere a fumblegdr@querty.it o a gamemaster@fumblegdr.it e noi vi diremo come, dove e quando mandare le cose. E grazie. E intanto grazie a chi mi ha scritto oggi che ha mandato già delle cose e arriveranno nelle prossime settimane, tipo altri barilotti. Grande, ti vogliamo bene. La grande famiglia di Fumble si allarga. Il grande alcolismo di Fumble si allarga. Oltre c'è Sidequest, quindi andatevela a vedere perché sono già andati avanti. E tra un po' si può dire che... Allora, è quasi arrivata la fine del primo ciclo di Sidequest, che però... che è Tales from the Loop. Sì, esatto, ma la saga continua perché nello stesso mondo che ormai si è creato con... prima Dread e poi Tales from the Loop, cioè quello del complex, si andrà avanti con altri due giochi almeno, che saranno Knights Black Agent e Mutant Year Zero. Mutant Year Zero l'abbiamo comprato grazie alle vostre donazioni e soprattutto agli acquisti che sono stati fatti su Amazon passando dai link. Tanto che quel genio che era comprato tipo l'aspirapolvere o la lavatrice. Geni, se dovete comprare degli elettrodomestici su Amazon e non ve ne frega niente perché non vi pesa più di tanto, passate dai nostri link. Assolutamente, passate dai nostri link. A meno che non vogliate dare quei soldi passando da altri link di altra gente, certo, perché c'hanno altre cose. Però se non lo fate, andate. No, bisogna fare un po' di... Andate dai nostri link e su più cose costose comprate di vario tipo, più soldi ci danno a noi. A voi non vi costa assolutamente nulla, li togliete solo Amazon. Esatto, voi che avete la 13ª, esatto, passate da Fumble. E soprattutto adesso ci sarà anche Epoca. Da settimana prossima ci sarà il nuovo podcast di cui avete già visto la se volete un po' di accento su fumblegdr@querty.it, perché non siamo mai abbastanza toscani, quindi volevamo aggiungere la toscanità, perché non la toscanità... portate via le sasso dalla toscana, se no non sappiamo dove più la toscana. Esattamente. Ma soprattutto perché loro sono molto bravi a raccontare delle storie, noi siamo molto vogliosi di sentire delle belle storie, quindi vogliamo che anche voi sentiate delle storie nuove. Ambientazione è tutto farina del loro sacco, farina del sacco di Pietro, Dario e degli altri che hanno contribuito al podcast. Non so che cosa useranno nella nuova stagione. Non usano Populon? Non è... no, hanno usato D&D, mi pare, per la stagione precedente, che per ora trovate sul canale YouTube di Epoca, e che da lunedì troverete anche su Spreaker nel canale di QWERTY. Mamma mia, Fumble diventa più bello! Andate a lasciare delle recensioni, delle votazioni a 5 corpi spettrali. Sia a noi che a Sidequest per adesso. Sia a noi che a Sidequest, perché siamo nello stesso feed. Poi vi inviteremo a farlo anche per Epoca. Noi personalmente, io, Gianni e Roberto, domani registriamo una puntata di com'è quel gioco, quindi che è sempre sotto Fumble. Esatto. Quindi aspettatevi anche quella su FumbleGDR. Sì, domani giocheremo una puntata com'è quel gioco, e posso solo dirvi che la puntata si intitolerà, poi il titolo in realtà sarà diverso, ma il titolo sarà You Died. In rosso grosso. Esatto, mi ricorda Resident Evil? No. Non era l'amicizia è magica e My Little Pony? Esatto, forse sì. Un gioco di My Little Pony, che bello! No, l'amicizia è magica è la serie TV. Non sottovalutare i miei mini pony. Però non sottovalutare i miei mini pony, anche perché c'è adesso un giro di soldi dietro i non solo c'è un giro di soldi, c'è un giro di fan di cui l'età media è tipo 35. Inquietante, 40. Sì. Però, grazie, la parola ricercavo, grazie Gianni. Io non sarei sicuro, per me sono gli orsetti del cuore. Secondo me bisognerebbe... O i loro cugini, i leoni del cuore. Ah, è vero, c'erano anche i leoni. C'erano i cugini che si vedevano in gli orsetti del cuore nel Paese delle Meraviglie. Wow. Per la prima volta. Quante comunque ne so, quindi quante ci sarà la prossima puntata di quel gioco. Noi ci rivediamo. Noi ci rivediamo settimana prossima con le ferie di Natale. Settimana prossima non è ancora Natale. E settimana prossima, infatti, facciamo l'ultima puntata di Warhammer fino all'anno prossimo. E qui facciamo dopo, perché facciamo lo speciale di Natale dell'alba di Cthulhu del 21. Quello con le carte. Quello con le carte, che sarà l'alba di Natale. Esatto. Il 28 facciamo con ospiti d'eccezione. Esatto. Il 21 con ospiti non d'eccezione, perché sono tutti membri di Fumble, ma saremo tutti membri di Fumble, quindi in 19 intorno al tavolo tipo. Mio malgrado il 28 facciamo vacanza. Il 28 facciamo vacanza, ma torniamo a gennaio con due speciali e poi riprenderemo con Warhammer dopo i due speciali, quindi preparatevi a ricchi premi e cotillon. E Alarico? No, Alarico lo lasciamo... In caso preparate da bere. Esatto. Lo lasciamo in un angolino, a decantare. A non dare fastidio a nessuno. Io immagino Alarico in una riunione da alcolista. Io mi immagino Alarico in una riunione di condominio. Potrebbe andare liscia come... Scusi, vorrei prendere la parola. E lì... Deserto. E tra l'altro però gliela danno, perché c'ha 90 di fellowship, quindi... Andate su fumblegdr.it, su QWERTY.it, noi ci sentiamo settimana prossima. Se volete scrivere delle domande per il DM risponde, scriveteci, le rispondiamo nella prossima puntata. Esatto. E grazie per quelli che l'hanno fatta e quelli che ci lasciano le recensioni, siete migliori. Assolutamente sì. Buona Fumble!